Questo programma è offerto da... E buonasera e ben ritrovati ancora un'altra domenica in compagnia di Domenica Gol. E in questo clima di festività c'è anche il nostro studio abbellito, grazie naturalmente ai collaboratori che ci hanno reso questa bella grafica con l'albero di Natale, i cappellini di Babbo Natale. Davvero interessante e davvero entusiasmante questa cosa. Noi abbiamo voluto iniziare ringraziando tutti i telespettatori e le telespettatrici, perché il nostro Auditel, grazie a voi, è alle stelle. E prima di parlare questo e di fare un attimo il punto della situazione, io vi do i nostri numeri, perché è giusto che voi, che siete i protagonisti della nostra Domenica Gol, vi mettiate in contatto con noi, e lo potete fare allo 0967 75 216 75, oppure lo potete fare al 339 48 37 967 tramite SMS e o scriverci a redazione sportiva @soverato1tv.net. Inoltre siamo in diretta e potete seguirci anche in diretta streaming su www.soverato1tv.net. E naturalmente buonasera ai miei due opinionisti, Fausto Varano e Mimmo Costantino. Ciao Stefania, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Colonna portante di Domenica Gol, Fausto e Mimmo. E grazie per la loro presenza ad Antonio Mirarchi, portiere del Gasperina. Buonasera. Buonasera. Buonasera a Diego Castanò, direttore sportivo sempre del Gasperina Calcio. Buonasera. E grazie a Domenico Garcea, preparatore atletico dell'Isola Capo Rizzuto. Buonasera. Bene, Mimmo e Fausto, grande soddisfazione per noi, per tutta la redazione sportiva, un Auditel schizzato alle stelle, si parla di 16.000 e passa contatti, adesso di preciso non ricordo. Io avevo paura, con il mio rientro va a finire che li guatti, invece pare che sono andati ancora meglio, siete andati ancora meglio addirittura. Ma questi sono quelli di novembre addirittura, quindi io a novembre non ci sono stati, siete stati favolosi. Ma mi dispiace, spero che non ve le facciate perdere adesso. Ma è una novità.
No, guarda, signori ascoltatori e telespettatori, sono 11 anni che succede questo. Prima non c'era il dato Auditel, Diego Castanone sa qualche cosa, la moglie Laura, buonasera Laura, ciao, so che mi segui stasera. Sono 11 anni che succede questo. Adesso abbiamo l'opportunità di dirlo anche con i numeri, Stefania, ma davvero grazie a tutti voi che ci seguite ogni domenica sera, nonostante ci siano qualche partitella in TV, probabilmente stasera. C'è Napoli-Inter. 11 anni di lavoro per arrivare a questo, esatto. E quindi la soddisfazione è proprio questa. E allora a questo punto ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli che in 11 anni hanno contribuito, senza fare nome, senza dire nulla, tutti quelli che sono stati in Domenica Gol, di Riffo o di Raffa, facciamolo Domenico, tanto okay. È bello. Ti ho detto Domenico, quindi non ti ho chiamato Mimmo stasera. Non eri d'accordo, comunque va bene così. Sì, questa, come dicevo prima, per noi è una grandissima soddisfazione, soprattutto per Domenica Gol, perché è un programma ormai storico, no? È da 10 anni che voi andate in onda. Ma ti sei ristretta la gonna stasera con il freddo, come, che è successo? E perché siamo in clima natalizio e quindi ogni tanto bisogna anche osare. Brava. Diciamo che ho anticipato il Capodanno. Sì. Oh no, Mimmo. Tra l'altro tu mi sei complice, non puoi dire niente. Di la verità. È andato a cenare per questo. Non gli si è sporcata la gonna. Allora l'abbiamo tagliata. Ha preso la tovaglia di tavola dalla mamma e ne ha approfittato. Ah, sì, sì, giusto. Vero. Anche se lui è sempre complice di ogni decisione, è sempre complice. Parliamo di sport. Sì, parliamo di sport, iniziamo subito con la volley. Ancora una bella vittoria quella col Crovelli, un 3-1. Mimmo, ecco subito i risultati: Riso Scotti Pavia San Casciano 3-1, Volley Soverato Crovelli Reggio Emilia 3-1, Gricignano Montichiari 1-3, Scandicci Sala Consilina 2-3, Saugella Monza Vicenza 3-1, Bolzano Rovigo 3-0. Con la classifica, Saugella Monza 18 insieme a Montichiari, Casciano 15, Soverato 14, Riso Scotti Pavia 12, Rovigo 11 insieme al Bolzano, Vicenza 9, Scandicci 8, Sala Consilina 5, Corpora Gricignano 3 e Crovelli Cadelbosco 2. Bene, Mimmo, eri al palazzetto. Sì, stasera, sì. Poi diamo la parola a Fausto. E come tutte le domeniche riesco ad andare facendo i salti mortali, però ero là. Hai detto una bella vittoria, vittoria non è stata. Io sai che dico sempre la verità, però ha sofferto un 3-1, che è cioè, una vittoria che ci voleva, un 3-1 contro l'ultima della classe, cosa che io ho sempre detto, non bisogna guardare mai la classifica in qualsiasi sport, perché qualsiasi risultato ci può essere. Hanno un pochettino, diciamo, sofferto e sono riusciti poi alla fine con questo 3-1. Quando io dico questo, perché era partito un pochettino, ecco, la Boscacci piano piano un po' offuscata, poi è uscita fuori la Boscacci e di là, specialmente nell'ultimo set, hanno fatto loro la gara. Ma penso, Mimmo, che questo qua è come il non entrare in partita quando si gioca contro l'ultima della classe, si pensa magari di fare una partita facile, lo sappiamo già che quando succede nel calcio, figuriamoci anche nella volley, se non sei con la testa pronta in campo è difficile. Poi per fortuna che loro sono state brave magari a rientrare, ma aver perso quel secondo set secondo me ha fatto incavolare veramente Brevigliieri, e mi pare di aver sentito qualche cosa negli highlights che stavamo preparando prima della trasmissione. Ma io dalla tribuna stampa guardavo un po' la partita, un po' guardavo il presidente Matozzo lì all'angolino, al solito posto degli ultra, che si disperava, lo vedevo proprio, e che continuava ad essere, non era contento. Beh, ma è normale che sia così. Sì, io invece ho visto una cosa bellissima che ha a che fare poco con la partita, però mi è piaciuto un sacco, nel finale proprio, quando le giocatrici sono andate a salutare gli ultra, noi li abbiamo visti dalla nostra regia, perché avevamo in diretta, insomma, le immagini proprio in diretta in tempo reale, ed è stata una cosa bellissima, mi è piaciuto molto. Ma questo lo fanno tutte le settimane, sia se perdi, sia se vinci, sia... Quindi da questo punto di vista c'è un bellissimo rapporto con il pubblico di Soverato. Con il pubblico di Soverato, giocatrice, sì, anche perché il pubblico di Soverato è stato sempre vicino, è vicino alla squadra, ed è, diciamo, una cosa normalissima quella che le giocatrici alla fine vadano a salutare il pubblico.
Oddio, tanto normale non è, quindi, però questa è una bella cosa perché naturalmente c'è questa vicinanza, come dici tu. No, del... che le giocatrici certe volte hanno anche apprezzato quando il pubblico non ha lesinato qualche critica, perché c'è stata qualche volta, c'è questo bel rapporto, da questo punto di vista questa simbiosi c'è tra pubblico, ultras diciamo, e giocatrici. Bene, e dovremmo avere gli RVM con le interviste, se la regia è pronta, altrimenti continuiamo a parlare di volley, di questa volley Soverato che secondo me in un certo senso sta veramente... Eccola, stupendo. Pronto il servizio. E andiamo quindi con il servizio. Reggio Emilia, Davide Baraldi, commentiamo questa sconfitta per 3-1 subita dalla sua squadra. Qui un Crovegli che comunque ha lottato veramente in tutti i parziali e forse ci può essere un po' di rammarico per il terzo set dove eravate punto a punto, vi siete staccati nel finale proprio sul più bello. Sì, sono d'accordo, sono contento comunque nonostante non abbiamo portato a casa punti per la prestazione della squadra che comunque siamo in situazioni veramente di difficoltà e le ragazze stanno tirando fuori il massimo con tanta grinta e tanta voglia comunque di fare bene. Non era facile venire a giocare a viso aperto con una squadra competitiva come Soverato. Sì, peccato per il secondo set, abbiamo fatto qualche ingenuità anche se nel terzo, anche se devo dire che purtroppo ci sono state anche due decisioni arbitrarie contrarie, molto nette e visibili che sicuramente ci hanno penalizzato. Purtroppo una squadra giovane come la nostra, priva magari di un punto di riferimento importante, purtroppo anche quello fa la differenza e dopo ci ha tagliato un po' le gambe. Però insomma merito naturalmente comunque a Soverato che insomma ha dimostrato le sue qualità e il suo valore, quindi ripeto, però sono contento dello spirito che hanno messo le ragazze, rammarico per non aver portato a casa almeno un punto, però insomma la strada è questa qui. Ecco, proprio questo volevo chiederle, dopo la vittoria di domenica scorsa, oggi comunque una buona prestazione su un campo non facile, la strada intrapresa sembra essere quella giusta, la squadra ha dimostrato di lottare veramente su ogni pallone, specialmente in difesa oggi, si è comportata bene. Sì, anche se magari in qualche situazione potevamo fare ancora meglio dal punto di vista della difesa, però sì, sono come ha detto lei giustamente, venivamo da una vittoria importante, quindi abbiamo confermato comunque un po' di passi avanti che avevamo fatto anche nella partita precedente. Dobbiamo lavorare, lo so che dobbiamo lavorare tantissimo, però insomma ripeto, la strada che abbiamo intrapreso penso che sia giusta, dobbiamo metterci comunque ancora quel qualcosa in più da un punto di vista tecnico, perché ci sono situazioni dove appunto possiamo fare meglio sia in difesa che in attacco, però insomma rendiamo merito a queste ragazze che ripeto con tutti i problemi che abbiamo avuto quest'anno a partire purtroppo dalla scomparsa del nostro presidente che era un punto importante, fondamentale per noi, stanno veramente tirando fuori il massimo, non ultimo non dimentichiamoci l'assenza della Cirilli. Per cui insomma io sono contento e orgoglioso di quello che stanno facendo le ragazze, però ho detto che la prossima volta voglio che con un pizzico di cattiveria in più e di attenzione in più dobbiamo portare a casa punti. Coach Previglieri, 3-1 della Volley Soverato sul Crovegli Reggio Emilia, di buono c'è sicuramente, ci sono sicuramente i tre punti oggi, sulla prestazione magari un Soverato appannato che non ha giocato come in altre circostanze, ci sta probabilmente nel corso di un campionato avere un po' di altalena nelle prestazioni, ma alla fine il risultato pieno è arrivato. Sì, come dicevi tu, sicuramente l'importante era rialzarsi subito e portare a casa i tre punti, non è stato sicuramente facile. È una settimana che cerchiamo di analizzare alcune nostre situazioni, io non dico che me l'aspettavo, però già dalla partita di Montichiari noi non siamo stati più brillanti come lo eravamo fino a con la partita contro Pavia. Ripeto, si tratta di analizzare, cercare di capire perché, senza fasciarsi la testa. Stasera l'abbiamo vinta con la tecnica, col cuore, probabilmente dovremo cercare di recuperare un po' di quella brillantezza che avevamo fino a un paio di settimane fa. La sensazione che si è avuta dalla tribuna è che la squadra abbia faticato anche in attacco, in alcune circostanze forse eccessivamente. Ci sono state azioni dove due, tre volte l'attacco non è riuscito a chiudere la palla. Beh, questo è uno dei motivi per cui si fa più fatica, perché se sei meno brillante salti un po' meno, ti muovi più piano. Purtroppo questa è una cosa che ci sta accadendo. Poi mettiamoci anche che squadre del genere chiaramente quando vengono qui hanno bisogno di fare punti perché sono in fondo alla classifica, già dal secondo set in poi la palla
difficilmente cadeva facilmente nel loro campo, quindi poi noi ci siamo un pochino innervositi, perché quando non metti palla a terra con regolarità fai fatica. Abbiamo sempre questo problema cronico che è la battuta, facciamo anche stasera ne abbiamo fatti 16, loro 8, il doppio degli avversari, ma il problema non è il numero di errori, il problema è che sbagliamo tanto raccogliendo poco, perché facciamo 16 errori e un punto. Cioè, è un rapporto di 1 a 16, è spaventoso, quando questo rapporto, non perché lo dico io, ma perché lo dicono le statistiche degli studi, dovrebbe stare intorno a 1 a 2, 1 a 3. Noi abbiamo 1 a 16 questa sera, 1 a 16. E quindi diventa difficile, perché, ma non è tanto difficile perché si danno, perché si spezzetta sempre il proprio gioco. Quando si infilano 2-3 azioni positive, poi arriva l'errore in battuta, rincorri, recuperi 2 punti, arrivi a meno 1, arriva l'errore in battuta. Non si dà continuità, e non dando continuità poi diventa tutto più difficile. Alla luce dei risultati che giungono dagli altri campi, comunque si conferma questo un campionato equilibrato, voi siete nelle primissime posizioni e quindi la continuità di risultati potrebbe fare la differenza da qui alla fine. Sì, ma io ripeto, la continuità di risultati sarà una cosa che mancherà, credo, in questo campionato. Io lo dico sempre ogni weekend, ogni domenica o anche in qualsiasi intervista, cioè è un campionato dove bisogna avere molta pazienza, che anche sopra le squadre faticano, perché non nessuno vince facile, lo testimoniano i risultati di Monza, che non ha perso una partita ma ha già giocato credo 3 o 4 tie break, prima o poi perderà. Montichiaro una partita l'ha persa, sicuramente è una squadra che in questo momento è in forma. Noi in un paio di occasioni, purtroppo con le prime della classe abbiamo perso, però siamo lì, se c'è un calo di qualcuno si perde. Bolzano questa sera ha vinto 3-0 contro Rovigo, Rovigo era quarto, Bolzano era metà bassa classifica, quindi non sono più sorpreso, perché il livello è abbastanza, il campionato è più livellato verso il basso, però più livellato tra tutte le 12 squadre. Ed eccoci rientrati, questo era il servizio quindi sulla Volley, anche Brevieri mi sembrava abbastanza, come dicevi tu, sia Mimo che Fausto, dicevate che non è che sia stata poi una così bella partita. Comunque può succedere, certo. Che purtroppo le partite non vanno giocate tutte nello stesso modo, quindi c'è magari qualche giocatore, qualche giocatrice, parliamo sempre sia di calcio che di Volley, che non è in giornata e quindi non ci vuole niente, un errore, poi specialmente nel volley, una battuta, una schiacciata sbagliata e ti cambia tutto. Certo. Sì, ma l'avevamo detto, secondo me era il problema, aria di Natale e aria di ultimo in classifica. Beh, comunque c'è sempre stata una vittoria, quindi visto che alla fine poi quello che conta è vincere, esatto, come dice qualcuno molto famoso, e diciamo che poi alla fine il risultato è quello che conta. 14 punti, quarta in classifica, ha distanziato anche quella che era insieme a 11 punti, ne ha avvicinato una di quelle che erano a 15, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente, ma anche perché adesso c'erano con quella di oggi 3 partite abbordabilissime, anche diciamo la prossima, domenica prossima che si va a Sala Consilina, però abbordabile sulla carta, poi sul parquet la partita è tutta un'altra cosa. Mi pare che oggi Sala Consilina stessa facendo una bella partita, adesso non ricordo il risultato finale, ma mi pare che nei tempi intermedi mi pare che fosse addirittura in vantaggio. Se la regia mi fa vedere i risultati della Volley, se ce li abbiamo, così possiamo vedere, quindi anche proprio per stimolare le giocatrici a capire che devono stare attente, perché anche a Sala Consilina si possono correre dei rischi. Vabbè, ma se non è importante, se non ci sono, non fa niente. Possiamo anche andare avanti. Se non ci sono, possiamo andare avanti, quindi andiamo subito con la Serie D. Vediamo risultati e classifiche. Arrivano. Sì, eccoli. Agropoli Licata 3-0, Pomigliano Rende 1-1, Cavese Messina 3-3, Interreggio Nuova Gioiese 0-3, Noto Ragusa 1-1, Orlandino Montalto 2-1, Savoia Due Torri 4-1, Torre Cuso Acagras 1-0, Vibonese Battipagliese 0-0.
E la classifica per il Savoia 42, Acagras 37, Nova Gioiese 32, Torrecuso 29, Cavese 27, Orlandina 25, Battipagliese e Noto 24, Pomigliano 23, insieme all'Interregio, Montalto 22, Agropoli 21, Due Torri 18, Messina 14, Rende 10, Vibonese 6, Licata e Ragusa chiudono con 5 punti in classifica. Ma mi pare che c'è una sì, perdonami se ti disturbo, sì. Per questo vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto, mi chiamo Andrea. Ciao Andrea. Vengo da Vibo, ho 10 anni. Sì? E ti piace la nostra trasmissione sportiva, vero? Sì. Sì. E allora noi siamo contenti che tu hai chiamato, perché mi hai detto che hai 10 anni, vero Andrea? Sì. E quindi ti piace il calcio? Come? Ti piace il calcio? Sì. Giochi a calcio? Sì, mi piace. Da dove ci chiami? Da dove ci chiami? Da Vibo. Da Vibo, quindi ecco, nella nostra televisione arriva anche a Vibo, ormai copriamo tutta la Calabria, infatti, copriamo tutta la Calabria, ed è bello, Andrea la potremmo far diventare la nostra mascotte. Tu vuoi venire in trasmissione, Andrea? Sì. quindi ti allora, aspettiamo. Fai la letterina a Babbo Natale e gli dici di portarti, allora rientro dalle feste e di portarti qui a Soverato nei nostri studi che ti faremo stare con noi. Domenica o anche domenica prossima se vuoi. Pure, vedi, si è già organizzato, allora, già quello che vuole. Il numero lo conosci, ti metti in contatto con la nostra redazione e domenica puoi venire qui nei nostri studi. Proprio dove i vostri studi? A Soverato. Soverato, È un po' lontano. Hai anche ragione, no? Lui ci vedeva in casa e pensava che fossimo vicini a Bimbo. Sì, fossimo vicini a lui. Va bene. Andrea, intanto ti facciamo tanti auguri di Buon Natale a te e alla tua famiglia. Buon Natale a tutti, i clienti. Grazie. Grazie, ciao, ti aspettiamo qui. Ciao, grazie di averci chiamato. Ciao. Okay. Ma guarda tu che abbiamo anche le baby mascotte, quindi lo potremmo fare. Questa è stata proprio una bella sorpresa, a riprova che il nostro Auditel è fatto da pubblico maschile e femminile e anche da ragazzini. Da giovani. Quindi, i bambini contano doppio in questo caso secondo me. Esatto. Comunque volevo dire sui risultati una cosa, mi pare che l'Interregio, se non mi sbaglio, non si è presentato a Giugliataro, quindi quel risultato è assegnato a tavolino dai nostri operatori, quelli che preparano le classifiche, però ufficialmente la partita non si è giocata. E quindi addirittura avrà anche il punto di penalizzazione. Rischiamo a questo punto di avere una terza squadra, Mimmo. Ma non soltanto l'Interregio, c'è anche l'Licata. Sì. Comunque quest'anno in Ragusa, questa zona di Serie A ci sono tantissimi problemi, squadre che stanno avendo tanti problemi. L'Interregio che si è trovato tutto d'un colpo senza campo, quindi ha dovuto rinunciare, anche perché non faceva in tempo ad indicare un campo da gioco, quindi ha dovuto rinunciare. Speriamo che sia solo questo. Sia solo questo, perché pare che ci siano altri problemi societari, insomma, ed extracalcistici. Ecco perché ci auguriamo. Ritornando al campionato, Perde l'Acragas, quindi c'è il distacco ancora, la fuga del Savoia, ancora si è riportato di nuovo a 5 punti, e perde il Montalto, riesce a pareggiare, purtroppo non serve un pareggio in casa, un altro pareggio della Vibonese, mentre riesce a pareggiare fuori casa il Rende in una partita difficile a Pomigliano, quindi un punto veramente buono per la squadra cosentina. E l'unica cosa forse, ecco, questa faccenda di queste squadre che non si presentano, di queste, già ci potrebbe essere qualcosa a favore di queste delle nostre squadre calabresi. Sì, Licata e Ragusa rischiano pure di essere già
retrocesse in partenza, però Vibonese e Rende devono stare attenti almeno ad uscire dai play-out, perché sennò rischiano davvero di essere tirate dentro. Almeno non c'è la retrocessione diretta, quindi già una cosa che ne importa. Non ci sarebbe la retrocessione diretta. Sì. Da parte sua volevo un giudizio su questo campionato di Serie D e sulle squadre calabresi. Ma ovviamente penso che sia un campionato un po' falsato, perché visto tutte queste squadre che non partecipano più alle partite è falsato. Di sicuro speriamo che sia un momento e non sia una cosa definitiva, perché se fosse una cosa definitiva si rischierebbe veramente di vedere un campionato dove ci sono le prime squadre che prendono 10 punti di distacco e le ultime che non fanno più punti con penalizzazioni. Però come dicevi prima tu, è possibile che sia a favore delle squadre catanzaresi, perché se ti calabrese ovviamente, chiedo scusa, che se ti porti su un punteggio, su una classifica un po' migliore, una classifica dove tu ti presenti nei primi 8-9, rischi anche di non fare playoff e di vincere, di passare di categoria. E tanto vedi, oggi è capitato proprio con l'Interregio, è capitata una squadra calabrese, guadagnata, ne ha avvantaggiata, ma poteva capitare anche un'altra squadra, con l'Interregio che ha dovuto rallentare la marcia perché era lì nella zona, zona playoff. Sì, sono tre punti che anche se tu ti fanno respirare un po'. Sì, ma il problema è, per esempio, è falsato il campionato, perché se guardiamo bene, quei 5 punti che hanno preso Licata e Ragusa li hanno presi sul campo. Sì. Se dovessero ritirarsi, da questo momento in poi tutte le partite sarebbero date 0-3, quindi le squadre che hanno perso i punti con Licata e cosa sarebbero svantaggiate rispetto alle altre, che avrebbero tutti quanti i 3 punti ogni volta. Sono sottigliezze però che bisognerebbe analizzare. Ma questo è fino al girone di andata. Esatto. siamo già quasi alla fine. Allora, e poi guarda, la Nuova Gioiese che ha 32 punti, esatto, se non erro. Sì. Ce n'ha 6 a tavolino, con 2 partite che hanno rinunciato, perché non è presentata nei locali. Sono dei punti non veri, che però che fanno respirare, fanno classifica. Esatto, e fanno classifica per una squadra come la Gioiese, che è nuova in questo campionato, è una matricola, quindi sono punti che gli fanno bene, insomma. Va bene, speriamo che si risolvano certi problemi, almeno per le calabresi. E quindi andiamo avanti e passiamo all'Eccellenza. Boccale San Lucido 3-2, Acri Castrovillari 0-3, Corigliano Sersale 4-4, Isola Campo di Zuto Palmese 3-1, Paolana Gallico Catona 1-1, Roccella Nausica 3-2, San Biase Rossanese 2-1 e Taurinovese Guardavalle 4-1. Con la classifica Roccella 34, Isola Caporizzuto 28, Castrovillari e San Biase 27, Guardavalle 24, Gallico Catona e Palmese 23, Sersale 19, Boccale e Corigliano 18, Acri 15, Taurianovese e San Lucido 13, Rossanese 10, Nausica e Paolana chiudono con 9 punti in classifica. La giornata ufficialmente è la 14esima, anche se poi se ne sono giocate 13, quindi non è l'ultima del girone di andata, l'ultima sarà domenica prossima. Sì. Quindi questo era già stampato, c'è da recuperare quella lì della che si recupera giorno 5 di gennaio. E allora con l'anno nuovo. Quindi un vediamo Roccella vediamo prima il servizio. Sì, andiamo prima col servizio su Roccella Nausica e poi rientriamo qui in studio con i commenti di Mimmo e Fausto. Dall'Aribi, poi torna indietro ancora verso l'Aribi, poi Ortolini dalla lunga distanza e segna! Mettono fallo, almeno tale ritenuta dal signor Gatto che comanda questo calcio di punizione, poi c'è ancora il Aribi sul pallone. Cerca di il cross, poi Carbone! Portata ancora una volta da Coluccio, poi un nuovo calcio e c'è il gol del vantaggio.
un Rocella che vince in rimonta 3-2 con un buon Nausicaa, un Nausicaa che ha fatto un ottimo primo tempo, è riuscito a portarsi per 2 volte in vantaggio e per ben 3 volte il Rocella è riuscito ad andare in rete in una partita giocata specialmente nel secondo portiere, veramente col cuore. Ma ha sintetizzato lei quella che è stata per effettivamente la partita. Complimenti a Soverato perché ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo. Io non riesco a capire come si trovano magari in questa situazione di classifica, perché oggi mi ha veramente fatto una grandissima impressione. Niente, noi forse non c'eravamo un pochino con la testa mentalmente, forse i ragazzi oggi erano un pochino così. Poi il secondo tempo, grazie anche forse a qualche sostituzione, siamo riusciti a pressarli, a tenerli alti. Abbiamo creato tantissime palle gol e devo dire che a un certo punto, vista l'occasione che abbiamo avuto e non siamo riusciti a segnare, pensavamo mentalmente che magari non riuscissimo a recuperare la partita, però i ragazzi sono stati eccezionali, ci hanno messo il cuore e le partite si vincono anche con il cuore. Direttore, ci sono stati tantissimi errori nel primo tempo, specialmente sia in difesa che in attacco. Diciamo che gli errori si facevano a gara chi faceva più errori, se i difensori o gli attaccanti. Poi nel secondo tempo c'è stato l'innesto di Carbone che ha vivacizzato l'attacco e di là poi la partita è stata tutta diversa. Ma indubbiamente è così, non c'eravamo con la testa perché facevamo degli errori proprio grossolani e quando si fanno certi errori vuol dire che con la testa non si è mentalmente sulla partita. Poi meno male, ripeto, che nel secondo tempo siamo riusciti a concentrarci, a metterci anche il cuore e siamo riusciti a recuperare una partita che era diventata difficilissima per noi. Ecco, 3 punti importantissimi per il Rocella in questa fase di campionato, anche perché dietro le spalle qualche squadra si stava facendo avanti. Ma io è dall'inizio che ripeto che noi dobbiamo guardare noi stessi, noi dobbiamo adesso analizzare questa partita e fare esperienza da questa situazione di oggi e quindi riprendere e continuare con la stessa testa, con la stessa mentalità che abbiamo avuto fino adesso e continuare fino alla fine. Poi alla fine tireremo le somme. Ecco, intanto finito il girone d'andata, il Rocella è campione d'inverno, si riprende ad Isola Capriuzzuto, quell'Isola Capriuzzuto che proprio la prima giornata è venuta ad espugnare il Ninetto Muscolo. Eh sì, è un'altra partita difficile, come d'altronde poi sono tutte difficili in questo campionato, quindi dovremo andare ad affrontarla con la massima veramente concentrazione e cercare di trarre il massimo da questa partita. Poi alla fine, ripeto, tireremo le somme. Bene. Ancora una bella prestazione della Nausicaa che qui a Rocella si trovava in vantaggio per ben 2 volte, poi alla fine è stata raggiunta e sorpassata, una partita da 2 volte, ma veramente una Nausicaa che ha dimostrato come nelle altre gare di esserci, che però non riesce a raccogliere. Sì, sicuramente la tua analisi è perfetta, la squadra oggi ha fatto una prestazione a dir poco eccezionale, per quelle che sono già 2 settimane che noi giochiamo così e che cerchiamo di portare avanti quello che lavoriamo durante la settimana. Poi la domenica sta un po' venendo questa sindrome del risultato, cioè la squadra quando è in vantaggio ha un po' paura a vincere, che è normale in questo campionato dove hai collezionato una serie di sconfitte. Però sia da oggi che dalla partita scorsa io ho preso tante indicazioni positive. Se riusciamo a giocare adesso che inizia il girone di ritorno con questa intensità e con questa brillantezza, secondo me i risultati arriveranno e sono sicuro di questo. Ha fatto due grossissime partite la Nausicaa proprio contro le prime due della classe, prima con l'Isola Capriuzzuto domenica scorsa, oggi che è la seconda e oggi con il Rocella che è la capolista. Però dicevamo, non serve fare belle prestazioni se non si riesce a portare a casa qualcosa di certo, positivo. Certo, sicuramente. Se noi avessimo parlato prima di affrontare la prima e la seconda in classifica, tutti quanti mettevamo uno 0 in casella per quanto riguarda anche magari i gol fatti. Invece abbiamo fatto bene e adesso loro, i ragazzi, devono capire che magari è meglio che giocare un po' meno bene e magari portare qualche punto in più. Torno a ripetere, la domenica prossima inizia il nostro rush finale, anche perché le partite nostre non sono con Rocella o con queste di alta categoria, noi dobbiamo vedercela con quelle là sotto.
ed è là che un po' mi preoccupo, perché con le squadre piccole abbiamo un po' sofferto, così piccole come noi abbiamo un po' sofferto. Quindi da domenica dovranno cambiare immediatamente passo, perché non, come dici tu giustamente, non basta soltanto la bella prestazione, ci vuole un po' di punti più e magari anche un po' di convinzione, perché quando sei in vantaggio non devi avere timore di portare a termine la partita, devi continuare a giocare come hai fatto fino a quel momento. Ecco, abbiamo visto, adesso siamo in periodo di mercato, è venuto a rinforzare l'attacco Ortolini, che sta dimostrando di essere un grande giocatore, l'ho dimostrato domenica scorsa, l'ho dimostrato oggi che è stato uno dei migliori in campo. Ci sarà ancora qualche altro movimento in questi giorni? Sì, guarda, noi Raffaello lo conoscevamo, l'avevamo già avuto noi 3 anni fa, lo sappiamo che ragazzo è, anzi io l'ho trovato anche più maturo rispetto agli altri anni. Noi stiamo attenzionando quello che sta muovendo in giro in questo momento. Certamente le risorse sono molto poche e il periodo di crisi non agevola le possibilità di fare grossi acquisti, però vediamo se riusciamo a individuare quella persona, tipo l'Ortolini di turno, che ci possa dare un po', anche per dare al mister un po' di possibilità di avere un po' qualcuno in panchina. Bene, e noi cogliamo l'occasione di farvi tanti auguri di buone feste. Io ricambio con grande affetto, buon Natale a tutti. Sì, e mi sembra di capire, Mimmo, che è un Nausicaa che ha tenuto testa a Roccella, infatti dalle interviste sentivo dire grande prestazione di questo Nausicaa, tra l'altro con un pezzo di Soverato che era di Galati, quindi una bella sfida, no? Ha tenuto testa, sì, ha fatto una bella gara, diciamo che poi alla fine forse il risultato di parità era il risultato più giusto, anche se... Da parte del Roccella ci sono state 2 infortuni con i primi 2 gol. Oggi nel Roccella ho visto una squadra che faceva una gara che sbagliava di più, veramente. Cioè se sbagliava di più la difesa o se sbagliava di più l'attacco. Proprio era una squadra irriconoscibile. Molto probabilmente c'è stata pure la bravura della Nausicaa, perché se non c'è una squadra, se non c'è una squadra, certo, che gioca, non c'è l'altro, diciamo, che va male. Si era portato per 2 volte in vantaggio, sembrava proprio che la partita poi alla fine si finisse sul risultato di parità. C'è stato quel gol dell'ex, anzi due gol, perché c'è stato quello di Colucci e quello di Criniti al 43esimo, che poi gli ha spezzato le gambe. Ecco, io sai che cosa ho notato, Fausto, nella partita? Cioè molte volte quando una squadra sta vincendo, nell'ultimo minuto sta perdendo e cercano di perdere tempo con la spintarella, con la botta, e cercano di stare, poi che succede? Che devi uscire fuori, quindi devi aspettare che finisse l'azione, e guarda caso è successo proprio questo a Roccella con un giocatore della Nausicaa che è dovuto uscire fuori, un difensore, prima di rientrare c'è stato il gol. E molte volte cercano, magari pensano che sia una cosa buona quella di perdere tempo, però guarda, oggi c'è stato questo, io l'ho notato bene, cioè più di uno l'ha notato, che magari sta attento alla partita. C'è stato il gol di Criniti poi. Comunque sì, credo che ha fatto bene, perché già anche domenica scorsa con loro dell'Isola aveva fatto una bella partita. Sta trovando almeno la prestazione, non sta trovando magari il risultato. Domenico, come voi l'avete vista già domenica scorsa, abbiamo un po' messo in imbarazzo, addirittura perdevate 2-0 alla, sì, fine del primo tempo. Sì. Di solito, no, sempre, ad esempio, ti volevo prima intervenire su prima, di solito siamo sempre abituati a dire che la squadra, diciamo, più forte quando perde o pareggia con una squadra di basso fondo dice abbiamo giocato male, uh-huh, però non è vero, perché alcune volte, come dicevi, le squadre tipo il Nausicaa ha fatto una bella partita con noi, cioè io non merita la classifica che ha, io conosco un paio di ragazzi che ci giocano, ho visto una squadra quadrata, ho visto una squadra che ha lottato, e ha pareggiato anche per inesperienza, perché sì, ha qualche giocatore magari un po' inesperto, poi sono stati molto
cortesi, non perdevano di perdere tempo. Pure sì, hanno rischiato di perdere a quel punto, per onestà, voglio dire, anche se noi negli ultimi 25 minuti abbiamo attaccato con un pressing maggiore, quindi cercavamo il pareggio come cercavamo anche la vittoria, perché noi siamo una squadra che in pratica non molla mai, e fino alla fine cerca sempre, ultimamente stiamo sempre sotto di uno o due gol e poi riusciamo a pareggiare o a vincere del tutto, come è successo con il Sersale, è successo con altre squadre. Però il Nausicaa mi sta piacendo, cioè io sono già da questa domenica scorsa e questa oggi, io penso sia una squadra quadrata, che non sicuramente, secondo me non farà neanche play-out. Voi invece convinto. Avete fatto un'ottima partita oggi con la Palmese, sì. Anche voi diciamo, avete avuto quel minimo di appannamento, è probabile che il Rocella sia anche questo, il classico appannamento, non si può tenere una condizione per tutta una stagione. Penso non sia un problema di condizione, perché è normale che tu quando incontri le squadre hai anche difficoltà, perché noi facciamo un bel gioco, perché io conosco il mister da quest'anno e devo dire che sono rimasto meravigliato, perché me ne parlavano tutti, ma è un mister che è uno dei migliori, è sicuramente di un'altra categoria. Però sai, quando incontri squadre anche blasonate che non ti fanno giocare e si chiudono, è difficile poi fare gol, quindi l'appannamento dipende anche da questo, non penso proprio da un calo fisico. Io ho sentito, non so se l'hai sentito proprio tu, nell'intervista di Stadio Radio proprio del mister Caligiuri, che ha fatto la domanda di questa vittoria, sì. E lui ha risposto, ha detto, beh, sono tre punti che ci servono per la salvezza. Sì, si dice sempre così. In effetti noi non siamo partiti in pratica per vincere il campionato, perché magari non avevamo però sono diversi anni che l'Isola sta facendo degli ottimi sì, sì, però diciamo che l'Isola negli anni precedenti ha sempre giocato, ha fatto punti nella seconda fase del campionato. Ritrovarsi lì a questo punto del campionato non ti puoi più nascondere. Ricordiamo il play-out di due anni fa qui a Soverato. Non ti puoi più nascondere, quindi voglio dire, è una squadra che sta giocando bene, sta bene, sono giocatori fra di loro che si vogliono bene, non si litiga mai, si aiutano uno con l'altro, no. Diciamo che sta andando per adesso tutto bene. Fuori onda parlavamo di questo campionato ed è uscito un nome, al di là addirittura anche di Rocella e Isola, è uscito il nome del Castrovillari. Perché in pratica è la squadra che di più ci ha impressionato, perché non per presunzione, ma nessuna squadra di queste che hanno speso fior di soldi per vincere, per ammazzare questo campionato, non ci ha mai messo sotto, anzi ha sempre rischiato con noi. Il Castrovillari è stata, almeno dal mio punto di vista, una delle squadre che ho visto giocare bene, ben quadrata, ben messa in campo, fisicamente a posto. Quindi penso che sia proprio, secondo me, l'unica squadra che potrebbe vincere il campionato. Ecco, nonostante un pochettino la partenza ad handicap, manca ancora 15 giornate. Oh, mancano. Ancora siamo... Diciamo che oggi era l'ultima del girone di andata, riprendiamo quindi, anche sempre con una partita in meno, però davvero... Castrovillari adesso sì. È a ridosso proprio anche del terzo posto, quindi, certo. E quindi è terzo insieme con il Sambiase. E poi con gli acquisti che ha fatto adesso in questo mercato, veramente ha fatto il salto di qualità. Ecco, anche a proposito di acquisti, Mimmo, sicuramente li avrà fatti anche la Taurina Novese, perché si è rinforzata. Però come si fa a passare il guardavalli, intendo, da una vittoria contro il Rocella, la prima della classe, ha una sconfitta anche netta oltretutto oggi a Taurianova per la squadra? Ma guarda Fausto, noi lo sappiamo che ogni partita ha una storia. E oggi il guardavalle era andato in vantaggio, ha sbagliato il gol del 2-0 e poi di là è uscito fuori la Taurianovese, quindi una Taurianovese che si è rinforzata in questo mercato con degli ottimi acquisti. Non dimentichiamo che è andato a giocare Latino Varrà, è andato a giocare Diego Giovinazzo, quindi è ancora qualcun altro giocatore che adesso non il nome non viene in mente, giocatore di spessore, quindi è una Taurianovese che non ci stava a stare lì nei bassi fondi, piano piano ne vuole uscire fuori e sicuramente ne uscirà fuori. Non so a spese di chi, però sicuramente ne uscirà fuori. Invece Garcia, quello che pare che non riesca ad uscirne fuori è la Paolana di Morelli, che appena preso aveva fatto una vittoria esterna, ma poi è rimasta anche oggi impelagata nel pareggio casalingo, anche se col gallico. Ma la Paolana ha fatto anche lei degli acquisti ultimamente, quindi penso ha cambiato anche allenatore, quindi... Finché non si assembla un po' il tutto, non fai almeno 3-4 partite di seguito per vedere in che condizioni stai, per vedere, anche perché c'era qualche giocatore fuori forma,
quindi normale, adesso stanno riprendendo tutti. Poi conosco, c'è Marco Pisano, ormai una persona grande, che in pratica è un giocatore che dà sicuramente tranquillità a tutta la squadra, quindi voglio dire, penso che col tempo anche la Paolana riuscirà a salire la classifica. Anche ma la Paolana è che poi oltretutto stava vincendo fino alla fine, perché sì, a pochi minuti dalla fine ha avuto proprio un calcio di rigore, di rigore contro, che quindi c'è stato il pareggio. Si lamentavano i dirigenti della Paolana per questo rigore che ci ha segnato con facilità, però noi non eravamo là, non possiamo dire se il rigore c'era o non c'era. A proposito di lamenti, vedo che anche i nostri trasporti, perché voi, la cosa strana, Stefania, no? Che noi parliamo di Serie D, di cominciamo la trasmissione con volle di Serie A2. I primi messaggi che arrivano sono seconda categoria, terza categoria e qualcuno della prima categoria, quindi vuol dire che non aspettano altro che noi parliamo anche di questi campionati. E ci arriveremo. Ci arriveremo, però mi fa piacere, io apprezzo davvero, ecco, questo sta passando in questo momento, quel spettatore che ha scritto, dice, senza arbitro non c'è sport. Esatto. Quindi accettiamo anche gli errori degli arbitri, oggi ne abbiamo visto un po' tutti quanti, ne ho visto qualcuno anche io, anche in terza categoria, Diego ne avrà visto in prima, Garcia ne ha visto in eccellenza, si sbaglia, che volete, la stanchezza avviene per le squadre e quindi immagino che venga anche per gli altri, i campi pesanti si sentono anche per loro, no? Quindi ritornando al campionato di eccellenza, ecco, domenica con questa partita di Isola Capo Rizzuto, si vedrà anche la vera forza di questo Rocella, che l'Isola Capo Rizzuto già ha vinto nel girone di andata, vuole fare alla prima giornata sicuramente vuole fare il bis e riaprire questo campionato, perché se con una vittoria dell'Isola sul Rocella il campionato verrebbe sicuramente riaperto, e quindi ritorniamo sempre a quello per che sé e per gli altri. Esatto, per Rocella e anche per gli altri, ma principalmente cioè per l'Isola e per gli altri, principalmente per, come diceva Garcia, per quel Castrovillari che si sta facendo sotto e quindi... E domenica, Mimmo, gli scherzi del calendario, la vigilia di Natale propone Isola Capo Rizzuto Rocella e Castrovillari Palmese, tanto per non farci mancare nulla proprio, quindi una chiusura di campionato. Ma la Palmese oggi con la sconfitta di Isola Capo Rizzuto ormai si è allontanata. Ma gioca in casa però. Sì, ho quindi capito, ma si è allontanata tantissimo anche dalla... Anche significa non pensare alla con classifica. I tre punti... Sì, va bene, ma sicuramente adesso il pensiero non è a questa partita, quella della Palmese, ma è quella... Di giorno 8 proprio con loro la finale di Coppa Italia, quindi adesso vorrebbe rifarsi proprio in Coppa Italia. Mi fa piacere invece un'altra cosa, che non ci tiene nessuno in considerazione. Noi siamo la Cenerentola del campionato, non si parla mai di noi, nessuno dice niente, noi siamo sempre là che siamo vincenti. A voi questo fa comodo. Fa comodo, sì, però siamo anche noi in finale di Coppa Italia. A proposito, ecco, volevo dire questo, Garcia. Il fatto che se leggevo così un pochettino, sì, che qualcuno ha criticato questa decisione della federazione di spostare, perché era prevista per il 5 di domenica, no? Di spostarla giorno 8 di infrasettimanale, qualche cosa. Ma giusto, era una critica per un afflusso di pubblico, non per altro, non c'era nessun tipo di problema. Secondo me, insomma, è anche giusto che una finale di capitale possa stare di mercoledì. Certo. Si fanno le partite internazionali di mercoledì, figuriamoci. Sì, perché era un giorno di festa, quindi magari c'era più gente che poteva venire allo stadio. Eravamo abituati all'Immacolata di solito, con gli altri anni. C'era questa giornata da recuperare, quindi non è che può slittare il campionato. Si è deciso dove si fa? Non si sa ancora. Ma che pensi, che cosa si dice nelle stanze? Ma nelle stanze si pensa di giocare fra Lamezia e Catanzaro, non potrebbe essere diverso. Purtroppo tu lo sai benissimo che c'è la faccenda degli ultra del. E allora penso proprio che si farà Catanzaro. Catanzaro, se sempre Catanzaro, se si ritorna al campo, perché purtroppo ci sono problemi con il campo. Problema come il campo, l'ha avuto. Ma anche... dove la faranno, penso sia una bella partita. Potrebbe slittare su Cosenza rende la partita, quindi. Sperando sempre che hanno aggiustato i lampioni. Vabbè, i lampioni da 2 anni ormai le avranno sicuramente. Era una battuta di Mimmo. Amici di Rende, scusate. Sì, perché? Se no poi
Non vogliamo che si offenda nessuno nel calcio, no? Noi cerchiamo sempre di mantenere... Vabbè, era una situazione particolare quella, sì, lì, insomma, non c'entrava nessuno. No, no, però io poi non per polemizzare, però volevo sottolineare che questa trasmissione, come stampo, cerca sempre di mantenere una certa neutralità. Poi ognuno naturalmente ha le sue opinioni e noi diamo spazio e voce a tutti quanti, quindi... Chi vuole può mettersi in contatto con la redazione e può venire tranquillamente, giusto? Ecco, buone feste a Soverato 1 per una trasmissione interessante per lo sport regionale. Grazie e complimenti, auguri anche a voi. Okay. Sì, questi sono gli sms che ci arrivano al 339-4837-967. Tra l'altro vedete i nostri contatti in sovraimpressione mentre noi andiamo in onda. E passiamo quindi alla promozione Girone A. Amantea Cutro 1-3, Grimaldi Roggiano 0-1, Luzzese Scalea 0-0, San Marco Garibaldina 1-2, Rocca Bernarda Promo Sport 2-3, San Fili Davoli 0-3, Silana Torretta 2-1, Trebisacce Crotonei 3-1. La classifica è Cutro 31, Davoli 29, Roggiano 28, Torretta 25, Luzzese 24, Promo Sport 23, Scalea 21, San Fili 20, Amantea 19 insieme a Trebisacce, Garibaldina 18, Rocca Bernarda e Silana 14, Cotronei 13 e Grimaldi 10, chiude San Marco con 4 punti in classifica. Bella vittoria del Davoli a San Fili, un San Fili che in settimana si è visto tolti 2 punti dalla commissione disciplinare, perché la partita Luzzese San Fili, che era finita sul campo 2-2, inizialmente era stata data vinta alla Luzzese per una posizione irregolare, ma lì è successo qualcosa di strano in quel fatto lì, perché la Luzzese si era accorta, dopo addirittura tante giornate, se non mi sbaglio erano all'ottava giornata si era giocata questa partita, e c'era un giocatore sotto squalifica da parte del San Fili, del San Fili, dell'Under 18. Siccome abbiamo visto, avete visto, amici telespettatori, che il giudice sportivo dà partita persa, non che in questo caso non avesse dato partita persa, il fatto è che erano passate talmente tante giornate che nel frattempo questo giocatore aveva avuto la possibilità di scontare la squalifica proprio nel campionato juniores. Quindi non c'era stata l'opzione per poter scegliere. Se avesse fatto per esempio ricorso alla squadra che ha incontrato il San Fili alla prima o alla seconda giornata, avrebbe avuto i 3 punti. La Luzzese non li ha potuti avere perché intanto il giocatore aveva scontato la squalifica nel campionato di competenza, campionato junior. Mi sa che questa cosa che accadrà a Vocella con la Paolana? Non lo so se con la Paolana può succedere la stessa cosa, perché non so se era già cominciato il campionato juniores quando è andata il Roccella ha avuto subito la domenica successiva a quella del Nausica ha avuto partita vinta e quindi non ci sono problemi, e Roccella, se non mi sbaglio, la domenica successiva forse non era ancora cominciato il campionato juniores e quindi non aveva fatto in tempo ad togliersi la squalifica. Vedremo se c'è il contro ricorso. Comunque intanto sono state due vittorie importanti, quella del Cutro e quella del Davoli, su due campi difficili, il Cutro ad Amantea e il Davoli proprio a San Fili. Due vittorie che hanno dato, come diciamo, parlando così, la Pesana ha dato un calcio a queste due squadre, allontanandole diciamo da quella zona playoff, sì, dove magari speravano di poterci arrivare. Per il San Fili a 20 punti, ci sono 4 punti, anche se non sono poi troppe, però ci sono squadre davanti tipo Scalea, Promo Sport, Luzzese, che sicuramente, non trovandosi adesso in queste posizioni, non si lasceranno scappare l'occasione. La Mantea ormai con questa sconfitta casalinga col Cutro può dire pure addio, secondo me, come la vedo io questo. Ormai ha avuto un periodo negativo. Alla velleità delle playoff è capitata, ecco, la giornata positiva per la Garibaldina che ha incontrato l'ultima della classe, però sono 3 punti che l'ha fatto uscire da quella zona, la crisi, perché ormai non vinceva più da un sacco di tempo, quindi questa vittoria magari mi avrà dato pure un po' di ossigeno, perché ride Domenico. No, Diego, un messaggio che non commento io. Commenta l'interessato, lo leggeremo. Mia figlia mi ha detto di stringere la pancia.
Vabbè, ma adesso non gioca più papà, quindi adesso la può tenere. Poi i direttori sportivi che si rispettano devono avere un po' di pancetta. No, ma a me dicono che adesso non è periodo di dieta, no, è a gennaio, è bisogna pensare alla dieta. Quindi ecco, ritornando a poi a questo periodo di mercato, gli acquisti che ha fatto, gli ottimi acquisti che ha fatto il Davoli, sì, è quella proprio di mantenere la squadra che ha iniziato dall'inizio, ed è una cosa importantissima, perché una squadra ormai amalgamata, una squadra che segue il mister Scorrano, che sa, riesce a metterla bene, bene in campo, e quindi è la cosa più bella. Comunque il migliore acquisto ha dimostrato lo sport di Davoli che non è una meteora. No, se all'inizio del campionato noi, pur sapendo che ha una buona rosa, che ha dei buoni giocatori, però pensavamo che fosse un pochettino, invece abbiamo visto che nel girone A si gioca davvero un pochettino meglio, si gioca di più a calcio, e quindi sta mantenendo questa prospettiva. E addirittura quando ci sarà la partita di recupero dovrò giocare, ovviamente le partite si giocano prima, ma dovrò giocare a San Marco, quindi con l'ultima in classifica. Potrebbe, anche perché il Cutro per esempio è impegnato a Trebisaccia, quindi potrebbe anche avvicinarsi. Sì, diciamo che poi ci potrebbe essere la partita chiave fra non molto, perché c'è a Roggiano. No, a Roggiano è la prossima, è a Luzzi, mi pare. Sì, che sì, no, sto parlando prossimamente, quando al girone di ritorno il Cutro, che ospiterà il Cutro, però anche le altre partite, alla quarta giornata, anche Roggiano è una trasferta difficile. Se riesce a superare Roggiano, sì, allora possiamo dire l'unica squadra che è venuta a vincere qui a Davoli. Sì, quel giorno purtroppo c'era un Davoli rimaneggiatissimo, quindi sicuramente non diciamo che poi da Davoli è, da quella partita il Davoli è andato avanti. Dai. Passiamo al girone B. Bagnarese Marina di Gioiosa 1-0, Bovalinese Villese 2-0, Brancaleone Siderno 4-1, Filogaso Bianco 0-0, Polisena Benestar Natilese 3-1, Reggio Mediterranea Deliese 2-0, Soriano Rizziconi 1-1, Taureana Gioiosa Ionica 1-0. Con la classifica, Brancaleone 32, Rizziconi 30, Bagnarese 28, Bianco 23, Filogaso 21 insieme al Polistena, Reggio Mediterranea, Marina di Gioiosa 17, Soriano e Taureana 16, Siderno 15, Villese 14, Deliese 13, Benestar Natilese, Bovalinese e Gioiosa Ionica chiudono con 11 punti in classifica. Anche se c'è in pendente qui, famosa, ormai è passata quella partita tra Deliese e Benestar Natilese, addirittura hanno trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, quindi qui probabilmente se ne parlerà tra gennaio e febbraio, fine gennaio e febbraio, per sapere la decisione definitiva, poi con ricorsi, contro ricorsi, Mimmo, questa sarà una decisione che ci porteremo fino alla fine del campionato. E questo non è giusto, secondo me, perché le decisioni andrebbero prese abbastanza velocemente, perché tirarsi fuori per un campionato a lungo una decisione su una partita mi sembra un po' troppo. Invece si è deciso per la partita Filogaso Soriano, sì, che era stata sospesa dall'arbitro, la partita sarà ripetuta perché eccesso di zelo. Eccesso di zelo da parte dell'arbitro, e io, povero arbitro, sicuramente adesso sarà a casa. So che sta a casa per un bel po' di mesi. Ma è già successo in altre situazioni che la commissione disciplinare smentisse il giudice sportivo, specialmente quando ci sono queste situazioni. L'arbitro un pochettino ha troppa paura, non se la sente di vedere. E d'altra parte la commissione disciplinare dice che se non c'è il sangue non si possono sospendere le partite. Ma io non credo che là si sia trattata di paura, perché un arbitro di eccellenza, un arbitro navigato, quindi non l'amo, probabilmente non so in quel momento cosa gli è passato per la mente, dice, se non c'è la forza pubblica, sì, non vado avanti, e là ha sbagliato. Ritorniamo al campionato, alla classifica, si riprende da solo la testa il Brancaleone con il pareggio di Rizziconi a Soriano, e ritorna un altro risultato utile per il Bianco, mi sembra che sia il quinto risultato utile però con
Il quarto, mi invita a controllare, insomma, quattro pareggi e una vittoria, sì. Tre pareggi e una vittoria, però riesce a mantenere quel posto lì nella zona playoff. Quello invece che mi meraviglio, si è fatto sotto il Reggio Mediterraneo, che noi dicevamo per tantissime domeniche, abbiamo sempre detto il Reggio Mediterraneo, che era abituata a ogni anno a lottare per un posto nei playoff, quest'anno sta andando male, invece piano piano, vedi, adesso si è portata a 17 punti, diciamo 4 punti dalla zona playoff. Avevi ragione, erano 5, però 4 sono pareggi. Ecco, 4 pareggi, mi ricordavo che c'erano, sì. Aveva con una serie positiva, però ecco, con i pareggi purtroppo non portano molto punti, perché se fossero state vittorie a quest'ora era in testa alla classifica il bianco. Meglio una vittoria e due sconfitte che tre pareggi alla fine. Portano la stessa cosa. Niente, la Bovalinese oggi ha vinto, quindi non... In dieci uomini, e non è più, diciamo, ultimo in classifica da solo. Sotto c'è anche una grande lotta per uscire fuori dalla zona playoff, mentre il campionato se lo giocano quelle due squadre, secondo me Rigiconi e Brancoleone, e sotto Bagnarese invece, un pochettino pure, ma Bagnarese forse non proprio il campionato, ma playoff, diciamo un buon posto al sole, ecco, secondo me. Francesco Monterosso è il miglior giocatore del Nausicaa. Ah, ti amo, amore mio. Questo è da sottolineare, perché io conosco Francesco Montirosso, sì, perché essendo di Squillace conosco anche la fidanzata. E quindi è stata la fidanzata. Va bene. Hai capito? Un saluto anche da Gallo per Francesco Verdoliva, ne parleremo poi con la terza categoria. E questa è una cosa interessante, però. Sosteniamo la ricerca di Teleton anche da Soverato. Uno chiama 45506, un sms. Quest'anno non abbiamo fatto in tempo perché impegnati un po' fuori a prendere anche noi le sciarpe di Teleton. Quindi vi invitiamo, sì, in questo modo per quanto riguarda la ricerca, quindi fate davvero una buona cosa, sì, se contribuite. È vero, ci manca solo il simbolo, però come sempre noi sosteniamo Teleton. Comunque io non sono d'accordo che Montirosso è stato il migliore in campo. Non era la fidanzata. Perché ma era la fidanzata. Io dico che sono stati 11 migliori in campo. Ma tu non sei la fidanzata, Mimmo, la fidanzata l'ha detto. Lo lasciamo tranquillamente passare. E poi però ce ne andiamo in pubblicità per rientrare subito qui con la seconda parte del nostro programma. Ecco. Ricevitoria Gerace, a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Supera 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere ed il nuovissimo Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Rito. Su di noi puoi scommetterci.
Ed eccoci rientrati per la seconda parte di Domenica Gol, sempre sul canale 89 del Digitale Terrestre e sempre rigorosamente in diretta, ma anche streaming su www.soverato1tv.net. Ed eravamo arrivati alla prima categoria, quindi andiamo subito con risultati e classifica. Aprigliano Juvenilia 2-0, Crosia Olympic Acri 1-1, Parenti Mendicino 1-0, Santa Maria del Cedro Serra Pelagia 2-2, Sofiota Mirto Crosia 0-1, Francavilla Fiume Freddo 1-2, Terranova Real Piani Crati 2-2, Cassano Sant'Agata Desaro 2-2. Parenti 29, Fiume Freddo 27, Juvenilia 26, Aprigliano e Francavilla 20, Cassano 18, Mirto Crosia e Terranova 16, Crosia 15, Sant'Agata Desaro 14, Serra Pedace e Mendicino 13, Real Piani Crati 12, Olimpi Cacri 11, Soffiota 10 e Santa Maria del Cielo 5 punti in classifica. Perde la Juvenilia e si prende il primo posto il Parenti, quel Parenti che piano piano è riuscito a superare sia il Fiume Freddo che il Juvenile. Il Fiume Freddo che è ritornato alla vittoria vincendo fuori casa, si è preso adesso il secondo posto, quel Fiume Freddo che per quasi tutto il giorno di andata ha condotto questo campionato, poi piano piano è uscito fuori il Juvenile e adesso si è fatto sotto questo Parenti. Veramente una bella lotta fra queste tre squadre, che sicuramente se la lotteranno fino alla fine. Ma sono di più perché sono parenti, quindi sono giocano, sono avvantaggiati. Ma tutte e tre sono parenti. Tutte e tre sono parenti. E perché se la giocano fino alla fine? Va bene, questa diciamo che in pratica è la 13ª giornata, anche qui siamo con la giornata da recuperare, quindi ancora siamo un po' lontani dalla fine del girone di andata, però c'è tutto il tempo, però fino adesso stanno dimostrando queste tre effettivamente di essere le migliori della categoria. Avanti col girone B. Miglieri King Taverna 0-1, Cariatese Cremista 3-1, Mesoraca Prasar 2-1, Torre Melissa Cariati 6-2, Petronà Pro Mesoraca 1-0, Sant'Anna Real Catanzaro 4-1, Scandale Botricello 2-1, Uria Casabona 2-1. Uria è a 30, Sant'Anna 29, Cariati 25, Mesoraca 23, Botricello 22, Torre Melissa 21, Taverna 19, Casabona 18, Prasar Scandale 16, Miglieri King 11, Petronà e Promesoraca 9, Cremissa 8, Real Catanzaro 7, Cariatese 6 punti in classifica. L'Uria continua ad essere in testa alla classifica. Per il secondo anno consecutivo. Per il secondo anno consecutivo. Però sempre seguito da Sant'Anna, il Cariati c'ha quella partita ancora da recuperare, però ha perso terreno perché il Cariati anche lui ha condotto diciamo il girone per tantissime giornate, e mentre perde il Botticello, quel Botticello che si è rinforzato in questi giorni, ecco, a me è un risultato che mi meraviglia un pochettino perché ha preso fior di giocatori, specialmente anche adesso in questo mercato di dicembre, giocatori che provengono dall'eccellenza, uno da Guardavalle, l'altro da San Biase, comunque le partite vanno, ma non so se hanno, se, ancora, però, non so se hanno giocato, che questo, cosa? Questi giocatori si hanno giocato oggi, può darsi pure che ancora non erano pronti, però fatto sta che il Botticello perde con una squadra che ha una bella squadra e si allontana adesso tantissimo dal primo posto. Resta in zona playoff, però ormai sono 8 i punti di distacco. A proposito delle partite da recuperare, diciamo che Cariati Prasar sarà giocata il 29 di dicembre, mentre anche qui c'è la coda tra Cariatese, la Sportiva Cariatese, per dirla tutta, il Petronà. Anche qui c'è un annuncio di reclamo, c'è stata una partita che non si è giocato, che si stava su, alcuni dicono sullo 0-0, altri dicono sul 2-1. Io un po' ho preso le notizie in giro per tutti i comunicati della federazione, però fatto sta che anche qui per il momento tra reclami e contro reclami non è stata presa ancora nessuna decisione. Anche questa è una partita che secondo me andrà per le lunghe. Il Taverna vince fuori casa abbiamo portato bene noi con un gol di Piccolo, e quindi salutiamo
gli amici di Taverna che ci seguono, seguono, certo, e quindi una buona vittoria, complimenti al Taverna. E che se non ricordo male, domani comincia il Memorial lì a Taverna. Ma solo la giornata di domani? Solo domani una partita, si diceva la domenica scorsa, una partita amichevole con probabilmente anche le vecchie glorie di Taverna, quindi vi invitiamo, se siete in zona, di andare a vedere questo Memorial, è importante per diciamo la cittadina di Taverna. E passiamo al girone C. Maida Terina 4-3, Badolato Bivongi 0-0, Campora Chiaravalle 3-2, San Calogero Real Pianopoli 4-3, Pronti Piscopio 1-1, Serrese Nicotera 4-1, Silese Nicastro 0-0 e Zungrese Gasperina 1-3. Serrese 32, San Calogero 22, Nicotera 20, Campora 19 insieme al Nicastro, Gasperina 18, Badolato 17, Real Pianopoli e Piscopio 16, Fronti 15, Silese e Maida 14, Chiaravalle 13, Bivongi e Zungrese 8, Terina 5 punti in classifica. Diciamo che domenica dopo domenica la Serrese sta eliminando le dirette concorrenti. Sì. Ha fatto prima la Raffaele Nicastro, questa domenica ha eliminato quasi il Nicotera portandole a 12 punti, ha messo il San Calogero a 10 punti. E l'ho detto già domenica scorsa, gli amici di Serra sono invitati a toccare qualsiasi cosa, ferro o quant'altro, però 10 punti, questo potrebbe essere davvero l'anno buono per la squadra del presidente Albano. Intanto ecco, io mando un invito agli amici di Serra, quando vogliono venire in trasmissione di noi li aspettiamo di contattarci e saremo lieti di ospitarli. E niente, ormai ha preso il volo questa Serrese, 10 punti sono tantissimi in un girone di andata, sono 10 punti che veramente la dicono lunga per questa squadra che finalmente riesce a ritornare nel campionato di promozione. Si sta facendo sotto, che poi adesso ne parliamo con Diego, il Gasperina che si è portato ad un punto dalla zona playoff, mentre perde terreno il Chiaravalle che ritorna nella zona playout. Sì. Chiaravalle che si era, diciamo, con qualche vittoria che aveva fatto importante, si era portato in centro classifica e adesso si trova nella zona playout. Il Badolato pareggia in casa, una partita che doveva fare sua perché per cercare di mantenere quel posto nei playoff, anche se ha una partita in meno. No, Mimmo, mi pare che addirittura la partita è stata recuperata, persa pure. Ah, ha perso con l'Atletico Maida 2-1. Ho visto la settimana, tolto. Ho visto l'asterisco, ecco perché ho detto ha perso 2-1. Difatti, se non vado errato, volevo dirlo. L'Atletico Maida di punti ne dovrebbe avere 17 in classifica, sì, perché ha vinto il recupero e poi ha vinto oggi con Terina, e quindi se guardiamo la classifica all'Atletico Maida dobbiamo assegnare a 3 punti. Poteva farla sua questa gara. Da 14 passa a 17, esce fuori e lascia la Stilese in quintultima posizione. Poteva fare sua la gara, ha giocato ieri il Badolato, ha sbagliato un calcio di rigore e quindi la partita è finita in parità, 2 punti persi per il Badolato, sarebbero stati 2 punti importantissimi perché sarebbe rimasto in quella zona playoff insieme a Campora e a Nicastro. Ma non voleva Diego Castanova, vero? Diego, quindi sì. La vostra partita di oggi. Guarda, oggi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo meritato sicuramente la vittoria, anche se siamo andati in svantaggio in un modo un po' così rocambolesco, però poi ci abbiamo reagito bene. Partita tranquillissima, faccio complimenti all'arbitro, era un ragazzino, però veramente ha mantenuto la partita su una direzione dritta, sempre nello stesso modo, sia per noi sia per la Zungrese. Uniformità di giudici. Sì, in un campo un pochettino proprio al limite della praticabilità. Però oggi faccio complimenti a tutti i miei ragazzi. Ecco, c'è un messaggio che scorre, e dice: chiedete al direttore sportivo del Gasperina se è vero che hanno contattato Pisano per allenare la squadra. Ecco, adesso ci puoi dare la risposta tu.
Sì, guarda, come nella vita io ho sempre preferito prevenire che curare. 2 settimane fa noi ci trovavamo nella posizione in cui adesso c'è il Chiaravalle. Noi con 2 vittorie siamo saliti, la classifica è cortissima. Però noi vedevamo, la società, a me compreso, vedevamo che c'era qualcosa che non andava. Ma come è stato messo in discussione, tra parentesi, il Milter, sono stati messi in discussione tutti i tesserati del Gasperino, compreso me, perché sicuramente qualcosa di sbagliato c'era. E, come ti dico, come posso dire, sì, è vero, io ho contattato Alessandro, ci lega una grossa, una grande amicizia, anche lui è il mio testimone di matrimonio. Ma questo col calcio era, è una cosa separata. Se noi dovevamo arrivare al punto di esonerare il mister, io onestamente non volevo essere impreparato, e se doveva esserci, preferivo che era Alessandro e non magari qualcun altro. Ecco, questo colpo di dicembre con Parisi. Sì. Guarda, non, io non so come un giocatore come Paolo, con me ha giocato tantissimi anni, sia nel Soverato sia da altre parti, era ancora libero sul mercato. Io l'avevo già contattato prima, lui giustamente preferiva altre categorie, però alla fine siamo riusciti a portarlo da noi con un ottimo risultato. Anche oggi ha fatto un gran gol, sia la Zungri ha fatto una grandissima partita, ha dato più sostanza al nostro centrocampo, e diciamo con lui oggi abbiamo fatto molto bene. Diego, ma scusami, tu hai contattato Alessandro Pisano come allenatore, non l'hai contattato come giocatore, tanto è vero che è andato a Chiaravalle. Guarda, nei ruoli, come io conosco Alessandro, nel ruolo eravamo coperti, perché avevamo preso anche Alessandro Sanzo, sì. C'è Emanuele Catuogno, per come giochiamo noi lui doveva giocare là. Sicuro se lui, quando l'ho contattato era per fare, ti dico, la figura allenatore-giocatore non l'ho mai accettata. Non mi piace, e se Alessandro veniva a Gasperino veniva per allenare, questo non per giocare. No, non ma per sicuramente giocare. L'avrebbe fatto anche ma lui. Ma lui lo fate giocare qualche domenica? Guarda, lui deve solo impegnarsi, sta recuperando da un infortunio, sta dimostrando di meritare. Quando arriverà il suo momento dovrà essere bravo lui a dare conferme che può, ci può stare. Vediamo cosa dice lui. Sì. D'altra parte davanti hai... signor Cerrato, no? Quindi... No, no, nessuno mette in dubbio Cerrato perché è un gran portiere. Sto tornando dall'infortunio, però mi sto mettendo sotto a lavorare. Ma qui arrivano parecchi messaggi la domenica. Io voglio sapere chi sono i miei. Vabbè, i gufi noi non eravamo a Serra, quindi non lo sappiamo. C'era qualche altro a Serra. Noi non siamo sicuramente, perché non noi, quindi oggi eravamo a Roccella, quindi sicuramente non eravamo a Serra. Io ero a San Vito, quindi non... Stavo dicendo, no? I messaggi che arrivano da ogni domenica. C'è qualcuno che ti vuole per forza in squadra, perché? Come mai? Chi sono? Amici? O li paghi tu qualcuno, dir la verità? No, no. Scherzi. Sicuramente sono compagni di squadra che vogliono scherzare, oppure sono un buon compagno di squadra. Tu che anno sei proprio? 95. 95, quindi sarebbe un fuori quota, no? Quindi voi se dovete fare qualche volta una scelta. Noi il 94 l'abbiamo preso, è tornato da un periodo un po' così, solo da 5-4 settimane purtroppo... partite, noi abbiamo sempre giocato con 95, 96, 97, perché noi, ti ripeto, come ho detto altre volte, noi non ci interessa Serrese, non ci interessa Marina di Ricotera, a noi interessa essere a fine campionato al sest'ultimo posto, che sarebbe la posizione più tranquilla per noi. Se poi riusciamo ad avere qualcosa più su, non ben venga, però noi puntiamo a far crescere questi giovani, perché il 96, anche il 95 stesso, hanno ancora 2 o 3 anni di fuori quota. I 96 stanno meritando. A proposito dei fuori quota, Diego, scusa, sì. C'è stata questa rivoluzione quest'anno, sì. A livello specialmente di prima categoria, anche un pochettino nella eccellenza e nella promozione, no? Però cosa ha comportato il fatto che, mentre l'anno scorso addirittura dovevano essere 4 e addirittura di annata superiore a, sì, quelle di eccellenza e promozione, quest'anno invece l'hanno ridotta a 2, 94 e 95. Sì. Ma guarda, io dico che sono delle idee che se uno sa giocare a calcio, cioè io ho giocato sia quando ero ragazzino sia quando sono stato grande, e così deve essere anche per loro. Secondo me essere fuori quota è un vantaggio, specialmente per i ragazzini, perché non vedo più la cultura di prima calcistica di sacrificio, perché sanno che devono giocare, e anche se magari qualche volta devono andare da altre parti e devono saltare l'allenamento, lo fanno con molto piacere. Però ben venga che ci sono, perché giustamente devono anche crescere. Sono solo 2 quest'anno, magari, non lo so,
l'anno scorso in seconda erano pure due con noi, sì. Seconda e terza erano sempre due, in prima erano tre o quattro. Non lo so, quattro fuori quota sono tanti. Anche, sì, sono tanti, ma perché anche erano superiori di annata, sì, anche a quella di eccellenza. Sì, ma però cioè, secondo me c'è un piccolo errore perché non dovrebbero essere uguali di età nelle varie categorie. Perché io, è normale che nella mia categoria mi arriva, tra virgolette, lo scarto di eccellenza e promozione. Certo. Questo è il secondo me che andrebbe cambiata. Bene, dovrebbe esserci una telefonata. Vediamo con chi abbiamo il piacere di parlare. Pronto? Buonasera a tutti da Messina. Buonasera, il nostro caro editore Anselmo Greco. Ciao a tutti, in particolare saluto Fausto, visto che stasera abbiamo il piacere di averlo in diretta. Sei in ritardo, ero già domenica scorsa, Anselmo, non mi mettere l'assenza. No, lo so, sono io che sono in ritardo. Ah, bravo. Per questo non ti ho potuto telefonare la domenica scorsa e chiedo scusa per l'intrusione, ma mi faceva... Mi hai telefonato piacere quando ero a Torino. Esatto, è vero, mi ricordo, quindi era solo per fare ancora di più i complimenti a voi, ma soprattutto a chi vi segue, perché sono loro che fanno i numeri, ecco, dobbiamo ringraziare i telespettatori che, sportivi in questo caso, che seguono Domenica Gol e l'hanno decretata come la trasmissione più seguita nella fascia oraria come contatti netti dalle 20.30 alle 21.30. Beh, non immaginavo questa conferma, due mesi di seguito sono veramente tanti, penso che già l'obiettivo è stato raggiunto, però non ci fermiamo noi. Esatto, non ci adagiamo sugli allori, ma insistiamo su questa linea perché era inaspettato, ma ci fa veramente piacere che in una fascia in cui ci sono le più grandi produzioni, le migliori dirette che si fanno proprio la domenica sera, sia nazionali che locali, Domenica Gol si è ritagliato questo posto, non può che farci piacere, ma dobbiamo ringraziare solamente chi in tanti ci seguono e preannunciamo domenica prossima una bella puntata praticamente di Natale. Sì, con qualche sorpresa, vediamo, speriamo di poter fare qualche sorpresa. Bene, le sorprese già le abbiamo avute con gli ascolti, vediamo cos'altro ci serpate allora. Anselmo, non dimenticare che siamo all'undicesimo anno, non lo ripetiamo sempre, ci abbiamo sempre creduto in questa formula. È vero, ma adesso sai, è il secondo anno del digitale terrestre. Esatto. Quindi siamo ripartiti un po' da zero. È vero. Il digitale terrestre ha azzerato un po' tutto, ecco, ha rivoluzionato il telecomando, ha rivoluzionato l'offerta, si è centuplicata l'offerta sia locale che nazionale, quindi è sempre più difficile fare questi numeri, ma è molto stimolante quando questi premiano. Permettimi di ribaltare un pochettino, magari ce li diciamo tra di noi, ma siamo noi che ringraziamo voi, gli editori, i tecnici, chi va a lavorare, per il grandissimo lavoro che avete fatto, perché avete consentito a questa televisione e a questa trasmissione di essere vista in tutta la Calabria, cosa che davvero vi fa onore per il grande sacrificio che state facendo, e non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche economico. E lo so, lo sforzo è comune, non ci sono né editori né staff, siamo tutti un'unica famiglia, preannunciamo a breve, speriamo entro fine anno, la tabella di marcia è già segnata con il direttore tecnico Pino Lentini, con i vari fornitori che ci assistono, tra cui la Electronic Service di Fernando Cuglieri, di Vibo Valente, che si è rivelata un'azienda primaria per partner, proprio per un'espansione di queste dimensioni, di poter illuminare Crotone e provincia per come si deve fare, insomma, ecco, adesso lo siamo un po' frammentari in quella zona, ma adesso riusciremo ad avviare bene le trasmissioni in tutta il Crotonese, una zona importante per il nostro ascolto, e anche perché so che lì anche lo sport che seguiamo noi ha delle ottime radici. Sì, ti voleva dire una cosa, Mimmo. Ciao, Ciao Mimmo. Ciao, no, ti volevo dire, io oggi sono stato a Rocella, dove abbiamo ripreso tutta la partita, Rocella Nausica, sì. E ci sono state delle persone in tribuna, è una cosa bella che fa piacere, dice che televisione è, ti faccio io, Soverato 1, dice bene, 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 finalmente riusciamo a Vibo a vedere una partita del Rocella, perché a Rocella non riusciamo a prendere nessuna altra televisione che fa le partite del Rocella, quindi erano così contenti che eravamo andati anche a Rocella per riprendere la gara. Beh, vuol dire che il nostro segnale unisce, è una televisione che unisce, che non divide. Ecco, questa è allora un'altra, unisce i due mari. Bravo.
lo Ionio e il Tirreno li unisce, insomma, passando per le serre, effettivamente compresa soprattutto la zona Regina, che è quella forse più impegnativa per noi. E lo Stretto di Messina? Sì, dimmi. E lo Stretto di Messina pure, dicevo, unisce. E soprattutto quello, è vero, è quello che adesso stiamo riuscendo finalmente a risolvere, non solo noi, perché è una zona molto problematica, quella con l'evento digitale, si sono verificate molte sovrapposizioni, però ecco, soprattutto per il fatto che il gruppo si è posizionato in proprio in ottimo punto per avere una buona frequenza, dovremmo riuscire adesso a illuminarla anche bene la città capoluogo della provincia di Reggio Calabria, appunto. Bene, allora io chiudo questa parentesi, ancora grazie, spero di poter fare gli auguri in diretta domenica a tutti i telespettatori e agli affezionati di Domenica Gol, sempre più numerosi, manteniamo questi, è già un successo, per il resto puntiamo avanti. Ciao a tutti. Sarà il nostro ospite, vero? Vieni da noi domenica? Spero proprio di sì. Okay, portaci il panettone almeno. Beh, quello sì, con piacere lo mangeremo quest'anno. D'accordo? In diretta con i telespettatori e le telespettatrici ci hanno premiato. Sai perché, Anselmo, nel calcio si dice spesso e volentieri che gli allenatori rischiano di non mangiare il panettone. Esatto. Panettone, almeno non lo mangiamo. Noi lo mangiamo, penso proprio di sì. E beh, insomma, penso anche che la Cuzzupa quest'anno ce la dovremmo godercela, pure. Se vuole, l'importante è avere la salute, per il resto non credo che ci siano altri problemi. Va bene. Grazie a tutti voi. Grazie e buona serata. E ritorniamo. Siamo garantiti fino a Pasqua, mi hai sentito pure per la Cuzzupa. Ritorniamo a lei, come hai detto tu, l'allenatore, sì. Che sono quelli che saltano. E fare non è saltata nessuna panchina. Vabbè, è saltata quella di nuovo, quella della Rossanese in settimana, sì. Quindi la Rossanese che è arrivata al quinto allenatore, insomma, diciamo, anche se uno è ritornato, però ecco, diciamo nel girone di andata, insomma, cinque allenatori cambiati. No, parlava ecco a quella a Castanò, Moggi della Costa Ionica, dice un messaggio: è vero che oggi era l'ultima spiaggia per mister Russo? Guarda, noi due settimane fa, tre settimane fa, perché abbiamo saltato Serra, non era un ultimatum, però noi nelle due partite successive volevamo vedere sia dal mister a tutti i componenti della squadra una svolta sicuramente al nostro campionato, perché come dicevo prima due settimane fa eravamo al porto del Chiaravalle. Oggi abbiamo visto, oggi come domenica scorsa col San Calogero, abbiamo visto attaccamento alla maglia, che era la prima cosa che il presidente voleva vedere, perché si notavano degli atteggiamenti che non ci piacevano, e forse anche l'altro lato ha fatto anche bene, perché veniamo da due partite con vittorie meritate, ma con prestazioni di calciatori che tra virgolette erano nell'occhio del ciclone, però si sono saputi riscattare. Comunque questa è la terza vittoria consecutiva che state ottenendo, San Calogero, sì, io parlo del, diciamo dall'ultimatum che avevamo dato all'allenatore. Ma sì. Vabbè. Garcia, l'anno scorso tu eri a Montepone, sì. Avevi in squadra Pisano, così torniamo, sì, al fatto Pisano, sì. Quel Pisano che ha preferito giocare e non lasciare le scarpette dove le aveva appese. Ma perché Alessandro in effetti ama ancora giocare nonostante la sua età, diciamo che è un allenatore in campo. Io onestamente nella mia squadra vorrei prendere uno come Alessandro, perché oltre ad avere i piedi buoni dà consigli a tutti i ragazzi che sono dentro il campo, gli consiglia dove mettersi, lì gli dà grinta, no, non si discute proprio. Quindi io penso che Pisano, secondo me, oltre ad essere un bravo giocatore, sicuramente sarà anche un bravo allenatore. Anche perché sa tenere lo spogliatoio. Sì, 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 sì. È un uomo spogliatoio, questo è sicuro. Se recupera un po' anche gestire la condizione, sicuramente. Ma la condizione è purtroppo di una certa età, non la puoi riprendere. No, gli acciacchi, più che altro, che l'hanno condizionato, specialmente l'anno scorso, nell'ultimo periodo. Sono 2-3 anni che più gli acciacchi. Esatto. Mi sa che è arrivato proprio il punto di appendere scappetto al chiodo. Ma lui si sta divertendo, chiaro. Ma l'ho visto, ci siamo incontrati, sì, me l'ha detto. E quindi ho visto che ancora le idee buone ce l'ha in campo. Sì, proseguiamo con il girone D. Antonimina, Aurora Reggio 1-0, Bianchese Campese 0-0, Greffa Mossoro fa Caulonia 1-1, Rosarnese Condofuri 1-0, Palizzi Laureanese 1-3, Real Gioia Africo 0-0, Santa Cristina San Ferdinando 0-1, Villa San Giuseppe Città Novese 3-0. Con la classifica
Cittanovese 29, Aurora Reggio 23, Antonimina 22, Bianchese 21, San Ferdinando 20, Caulonia e Rosa Arnese e Laurea Nese 19, Greffa Mossoro fa 18, Real Gioia 17, Villa San Giuseppe 14, Africo 13, Palizzi 11, Condufuri 7, Campese 6 e Santa Cristina chiude con 4 punti in classifica. E qua pare che la Cittanovese stia cominciando a prendere il largo. Effettivamente è strano perché questo è stato sempre un campionato molto equilibrato, il girone D della prima categoria. Quest'anno invece vedo questo distacco, Ma aveva preso il largo a Cittanovese, oggi ha Ha perso, perso, però sono rimasti 6 punti, esatto, non ne hanno approfittato perché l'Aurora ha perso pure. pur perdendo C'è una riesce partita in più in a pratica. mantenere 6 punti di distacco Esatto. dell'Aurora Reggio. Ma la Cittanovese, come dicevamo nelle altre puntate, ormai vuole ritornare dove è sempre stata per tantissimi anni nel campionato di promozione. Diego, quando succede questo è un campionato livellato in basso, quando ci sono queste situazioni che nessuno riesce a... Ecco, per esempio la sconfitta della Cittanovese, il fatto che non vincono nemmeno le Sì, ma questi campionati io lo noto dal nostro, cacciata dal nostro girone la Serrese, tutte le altre secondo me siamo tutti allo stesso livello. Poi sono tutte classifiche corte, perché lasciamo stare le Cittanovese che è le sopra, però anche la Villese e San Giuseppe, una vittoria è già nei playoff, Esatto. più o meno. Poi la Greffa Bosorropa. è la stessa cosa. Sono tutte classifiche, tutte strette, Almeno per sono quanto tutte così, riguarda la sì, zona a alta, sì. ridosso. Sì, ma noi guardiamo già l'Africo che è in zona playout, Sì. cioè a 6 punti diciamo dal Dal Caulonia, Caulonia. Sì, Che è a infatti, sì. ridosso San Ferdinando ne ha 20, della zona quindi. playoff, quindi è un campionato che se lo Sì, giocano. tutti insieme. Sì, e andiamo in pubblicità. Vai di qua, corri di là, ma appena un attimo mi fermo al ritrovo. Primi e secondi piatti gustosi, pizza fragrante per tutti i gusti e anche pizza famiglia. Per non parlare della rosticceria, calzoni, arancini, crocchette. Al ritrovo puoi consumare nella comoda sala climatizzata o sotto la veranda sul corso di Soverato. Inoltre, pratica prezzi speciali per banchetti, ricevimenti e compleanni. Velocità, gusto e cortesia al ritrovo. Bar, rosticceria, tavola calda. De Fratelli Aloi, Corso Umberto I, Soverato. Vieni a fare il pieno di gusto. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times,
I'll take you just the way you are. Eccoci di rientro, come sempre puntuali, e andiamo subito in seconda categoria. Vediamo se arriva, eccoci. Però questa è la classifica, quindi andiamo della serie prima. D, del girone D, ecco. Ah, del no, ancora girone D. Sono sì, siamo ancora prima categoria. Sì, infatti. Aspettiamo un attimo giusti i tempi tecnici, perché sì, siamo appena rientrati. Ed eccoci, bianchi dilettanti Sillanum 4-0, Capistranese Real Savutano 1-1, San Pietro Fortitudo Lamezia 3-2, Oratorio Frasatti Vena 3-2, Belmonte Pianopoli 2-3, Serra Stretta Filadelfia 1-2, Altilea Napitia 1-3. E Pianopoli 19 insieme a Napitia, Filadelfia e San Pietro 18, Fortitudo Lamezia e Capistranese 17, Bianchi Dilettanti e Sillanum 14, Altilia 11, Oratorio Frassati 9, e Belmonte 8, Savutano 7, Vena 2 e Serra Stretta un punto in classifica. E qui c'è una partita Serra Stretta Real Torre Altilia, no, anzi Serra Stretta Torre Altilia, che probabilmente non la vogliono giocare quest'anno, che non l'hanno fatto nella terza giornata del campionato, l'hanno rinviata al 4 di dicembre, poi l'hanno rinviata al 6 di novembre, cioè poi al 4 di dicembre, adesso l'ultimo rinvio è stato al 29 di dicembre, sono 3-4 volte che rinviano questa partita, quindi, per maltempo ovviamente. Diciamo in questo caso. Questo è il girone lametino, questo sì, è il girone lametino, dove vediamo 4-5 squadre che lottano per questo campionato, dal Pianopoli al Napetia, che sarebbe Napetia la squadra del Pizzo, sì, al Napetia, e il Pianopoli che vuole ritornare subito, è retrocesso lo scorso anno, vuole ritornare subito in prima categoria, come lo stesso la Fortitudo Lamezia, che ha fatto tanti anni di prima categoria, poi retrocessa e non riusciva ancora a risalire, quindi sarà un anno... C'è il San Pietro che mi pare che le blocca tutte e due. Ma sì, San Pietro si sta facendo il suo onesto campionato, si trova in zona playoff, e ho detto, è un girone dove se la giocano 4-5 squadre. Esatto. E a questo proposito salutiamo anche gli amici che ci seguono da Pianopoli e tutti gli amici di Pianopoli. Sì, e continuiamo. E Albi, Monaserace 3-1, Borgia Maroni 6-1, Caraffa Molè 2-1, Ruggeri Falco Marcellinara 1-1, Fortis Catanzaro Staletti 1-2, Nova Valle Cortale 4-3, Signano Sporting Catanzaro 3-1. Euro Girifalco è a 23, Borgia 22 insieme all'Albi, Saletti 21, Signano 18, Fortis Catanzaro e Marcellinara 14, Monaserace 12, Caraffa 11, Molle 10, Nuova Valle 6, Cortale 5, Amaroni 3 e Sporting Catanzaro un punto in classifica. Questo è il girone più vicino a noi, esatto? Sì, se non sbaglio probabilmente si sta ripetendo quello che è stato, Diego, il campionato di seconda categoria dell'anno scorso, con tre squadre fortissime, l'anno scorso eravate Gasperina, Borgia e Uria, e poi lo Stignano e qualche altra squadra che c'era un po' a ridosso, e mi pare che stia succedendo questa la stessa cosa. Il Girifalco quest'anno, a quello che leggo dagli sms, oggi è stato fermato sul pareggio, probabilmente sarà stato anche qualche errore arbitrale, perché io vedo che c'è qualche lamentela, eccola proprio lì, ha pareggiato e sempre rimane prima, pare che non gli abbia dato un rigore, è stata data qualche espulsione. In un campionato ci può stare, quindi queste cosettine qua possono capitare. Comunque fino adesso ha dimostrato di essere la più forte, però sta rientrando il Borgia e Albi e Staletti stanno facendo un gran bel campionato. Ma è da guardare l'occhio all'Albi. L'Albi è una bella squadra, l'Albi già ce l'hanno detto domenica scorsa. Ma già lo scorso anno ha fatto i playoff e quest'anno sicuramente vorrebbe arrivarci in prima categoria, perché vuole fare il derby con il Taverna. Con il Taverna. Sì.
Sì, possiamo andare avanti. Sì, se non ci sono notizie, perché io volevo un pochettino approfondire questa vicenda dell'Euro Girifalco. Se qualche amico da Girifalco vuole fare una telefonata, possiamo sentire la voce in diretta da parte dei giocatori, però io credo che non bisognerà preoccuparsi più di tanto per un pareggio eventualmente casalingo, poi con un Marcellinare che oltretutto è una squadra abbastanza forte, a 13 punti in classifica, quindi ma bisogna sempre sentire le due campane, certo, esatto, per poter, esatto. Quindi andiamo a girone. Ciro Rocca di Neto 2-0, Brucolese Stelle Azzurre 3-0, Real Botro Pallagorio 3-0, Real Cerva Papanice 3-0, Real Fondo Gesù Cerva 3-1, Strongoli Pagliarelle 2-2. E la classifica: Real Botro 23, Brucolese 17, Stelle Azzurre 16, Pagliarelle 14, Real Cerva e Strongoli 13, Ciro 12 insieme a Pallagorio, Papanice e Real Fondo Gesù 9, Rocca di Neto 7, Cerva 5, Carrao 4 punti in classifica. Qui invece se la giocano le seconde, a quanto pare. Eh sì, Real Botro, Real Botro ha fatto... Real Botro ha uno squadrone addirittura... Ha perso gente di eccellenza. Sì, quando è stato, quando è venuto Piero Fodero, che gioca nell'Atletico, Botricello, lui diceva che... Non avrebbero fatto il derby. Invece qualcuno, abbiamo sentito noi voci che dicono che addirittura il Real Botro probabilmente è più forte dell'Atletico Botricello, pur giocando in seconda categoria. Voci di parte probabilmente, non siamo noi a dirlo. Ma il derby lo faranno. Lo faranno, visto, il derby, visto adesso punto. Come stanno andando le cose per l'Atletico Botricello, mi sa che il prossimo anno ci sarà di nuovo questo derby. Vabbè, ma ci può essere i playoff per l'Atletico Botricello, potrebbero arrivare. Sì, no, sicuramente. Io glielo auguro, però io sto dicendo. È una battuta. Ha detto come oggi la classifica, sì, quindi... Sì. Se non voglio che il Botticello, che l'Atletico Botticello faccia i playoff e vincerli, sono tanti amici lì dentro, quindi auguri a tutte le squadre. E allora abbiamo finito con la seconda categoria, adesso sì, andiamo in terza categoria. E oggi finalmente siamo andati a vedere qualcosa. Di Pignano Oreste Angotti 0-1, Nuova Trenta Coscarello 1-0, Alto Monte Città Riunite 1-2, Figline Cerisano 3-1, Cusrende La Rotese 3-2, Colosimi e Pandosia 1-0. Classifica: Oreste Angotti 16, Nuova Trenta 15, Città Riunite 13 insieme a Di Pignano, Figline 10, Colosimi 8, La Rotese 7, Alto Monte 6, Coscarello 4, Pandosia e Cerisano e Cusrende chiudono con 3 punti in classifica. Questo è il girone C, il girone di Cosenza, che noi mandiamo solo i risultati, non possiamo seguirlo, non riusciamo a seguirlo. Le mie carte passano a girone D, di fatto. Quindi già riusciamo a mandare i risultati, quindi non ce ne vogliono se non parliamo di queste squadre, però non possiamo... Commentiamo la classifica e diciamo che l'Oreste Angotti alla 9:30 se la giocano a un punto di distacco. Forse l'avete visto, l'ovvietà della serata, sì. L'ho detta io. E andiamo sempre con il girone D, sì. Calcio Steccato San Mauro Marchesato 3-0, Castellese San Leonardo 1-1, Gioventù Savelli Cotronei 0-1, Casabona Altilia 1-1, Santa Severina Petilia 1-0. Classifica: San Leonardo 13, Cotronei 13, Santa Severina anche 13, Calcio Steccato e Castellese 11, Gioventù Savelli 6, Real Casabona e Petilia e San Mauro Marchesato 4, Altilia 2, Real Casino 1 punto in classifica. Eh sì, la partita tra Castellese e San Leonardo, in pratica il pareggio ha consentito alla Cotronei di scavalcarla in classifica e di passare, di raggiungere San Leonardo, sì, a 13 punti. Si è fatta viva anche il Santa Severina, quindi anche, questo invece a differenza dell'altro girone è molto combattuto, 3 squadre a 13, 2 a 11, queste se la giocano tutte le 5 anche per il primo posto. È diviso a metà, diviso a metà, proprio perché ormai suggeriamo a quelli che fanno la classifica di fare 5 da questa parte e dall'altra parte questa sì. Però ecco, questa è una battuta, come sempre. La terza categoria è quel calcio, come si vede, che sta, come va a scomparire.
gironi di 10 squadre, quando una volta facevano a gara, insomma, se chi poteva essere ammesso. E adesso, esatto, piano piano sicuramente andrà a scomparire anche questa terza categoria. Ma io credo che scomparire difficilmente scomparirà, perché anche con poche squadre, tu considera quanti sono, sono gironi fino in tutta la Calabria, fino a L, M, eccetera, eccetera. Anche a metterne 10 per ogni girone, conta quanto pagano le squadre, sono sempre soldini che possono gestiti. Sicuramente, poi queste sono a carattere provinciale, esatto. Quindi non possono andare oltre. Qualche fusione in più, magari, rinunce. Ci sono squadre che per un anno giocano e poi non si ripresentano sì, più, sì, vero, altre squadre che non sono state fuori e poi ritornano. L'anno scorso ricordo che c'era la terza categoria che era fatta con 5 squadre che erano rientrate di nuovo dopo che erano state assenti per un po' di tempo, ti ricordi? Avevamo visto, tra cui c'era addirittura il Monasterace, il Palermite, mi pare che il San Vito stesso, ecco, queste cose tiene qua in questo girone. Sì, e continuiamo con la terza categoria, girone F, però questa è con i risultati. Gimignano Maggisano 2-1, io mi sono fermata al 2-1 e vabbè, adesso vediamo l'altro. Ecco, arriva Gimignano Maggisano 2-1, Santa Croce d'Avolo San Vito 3-3, Centro Verde Oliva 2-2, Piazza Roma Catanzaro Santa Caterina 0-3, Zagarise Star Camp 3-0. Con la classifica, San Vito 13, Zagarise 11, Oli 110, Maggisano e Verde Oliva e Santa Caterina 8, Gimignano 7, Santa Croce d'Avolo 6, Salcamp e Prouria 5, chiude Piazza Roma e Catanzaro con 0 punti in classifica. Vuoi mandare i servizi prima? Volevo chiederti se volevi prima parlare. No, mandiamo i servizi e poi magari lo diciamo, anche perché si parla pure. Hai fatto tu, Olicentro, Francesco Verde Oliva e Santa Croce d'Avolo San Vito, quindi andiamo con me. Sì. Intanto la polisportiva San Vito questa mattina è stata fermata sul pareggio dalla Santa Croce d'Avolo 3-3, che in pratica è il primo punto perso per la capolista, ma che sicuramente anche dopo i risultati di questo pomeriggio resterà tale, avendo fino adesso già 3 punti di vantaggio. Sentiamo il capitano Andrea Colabraro sull'andamento della partita di questa mattina. Sì, buonasera a tutti. Allora, oggi è una partita stranissima, penso veramente ai limiti dell'assurdo. Abbiamo fatto, penso, la migliore partita della stagione, però non avendo i 3 punti. E siamo sempre andati in vantaggio, però ad ogni nostro gol rispondevano loro con altrettanto gol. Ci dispiace perché avevamo fatto 4 partite, 4 vittorie su 4, e vuol dire che dobbiamo continuare ad impegnarci e fare meglio. È stata una bella partita, loro hanno avuto veramente 3 occasioni e le hanno sfruttate tutte e 3. Noi abbiamo avuto 1000 occasioni ma non siamo riusciti ad arrivare in rete. Va bene così, l'importante in questi campionati, si sa, è divertirsi. Ci stiamo divertendo, abbiamo una bella società e penso che per il primo anno abbiamo la società più seria che si poteva costruire nel paese di San Vito. Obiettivo vincere il campionato? No. Obiettivo è divertirci, veramente, non lo dico, non è una frase fatta, ma è divertirci. Se poi arriva pure la vittoria finale, ben venga. Comunque siamo veramente un bel gruppo. Finisce 2-2 la partita tra l'Olicentro e il Francesco Verde Oliva, una partita che si era messa bene per i padroni di casa, 2-0 alla fine del primo tempo, poi nel secondo tempo la compagine catanzarese è arrivata al pareggio e poi alla fine c'è stato un po' di maretti in campo con 2 espulsioni da parte del direttore di gara, che peraltro qualche erroruccio, dobbiamo dirlo, lo ha fatto. Siamo con il dirigente dell'Olicentro, Emanuele Serratore, nuovo a questa veste.
Ma che cosa è successo? Come mai poi nel secondo tempo siete calati e avete consentito agli ospiti di raggiungere il pareggio? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Il discorso sta prevalentemente nel fatto che l'arbitro, a mio avviso, ha condizionato particolarmente l'esito di tutta la gara e lo dico in modo molto più che tranquillo, in quanto penso che tutti i telespettatori hanno potuto assistere a quanto è successo. L'Olicentro nel secondo tempo è calato un po'. Purtroppo abbiamo subito queste due reti che ci hanno condizionato per l'esito finale. E come... non avete approfittato del pareggio di questa mattina della Polisportiva San Vito? Eravamo lì per agganciarli, ma non ci siamo riusciti, quindi purtroppo sarà per la prossima. Io domenica scorsa in trasmissione ho detto che finalmente vedo un Olicentro che lotta per i quartieri alti delle classifiche, non come negli altri anni succedeva, sempre sconfitte, addirittura anche sconfitte pesanti. Sì, abbiamo costruito un'ottima squadra quest'anno, quindi ci siamo avvalsi anche di nuovi acquisti, nuovi giocatori, vecchi sicuramente. Ma... nuovi dirigenti, giovani vedo pure. Dirigente, sì, e quindi abbiamo cercato di creare un gruppo, questa è la cosa principale, un gruppo che possa anche in futuro portare a casa risultati a prescindere poi da quello che può succedere in campo, ma risultati più o meno positivi. Io sinceramente dal punto di vista tecnico non posso lamentarmi, quindi posso dire semplicemente che l'Olicentro ha giocato abbastanza bene, ci siamo forse un po' persi, ripeto, nel secondo tempo, ma è stato tutto motivato da questa situazione esterna. Lasciamo perdere, diciamo, e comunque noi abbiamo sempre detto che la cosa bella di questa realtà è l'aver unito i tre comuni. E adesso andiamo a sentire eventualmente le voci dell'altra squadra. Ed eravamo incuriositi anche dal poter vedere questo Francesco Verdoliva che ritorna dopo tanto tempo nel campionato di terza categoria e per fortuna ritorna ad avere il suo campo. Parliamo dell'aspetto, diciamo, di questi aspetti, più della partita che alla fine, devo dire la verità, non mi è piaciuta come è andata a finire. Ma condivido perfettamente quello che lei ha sottolineato, che bisogna guardare a questi aspetti. Comunque mi corre l'obbligo, per un rispetto verso la squadra che ci ha ospitati, ma anche verso la mia squadra, di ribadire che il calcio deve essere fatto in modo chiaro, vi deve essere il rispetto delle regole da parte di tutti. Ecco, questo è un invito che io faccio, perché dobbiamo educare i nostri ragazzi a queste cose, quindi dobbiamo anche sedare gli animi, se vi è qualche comportamento scorretto che venga ripreso, però l'obiettivo finale è quello, il rispetto delle regole. Ecco. Anche perché, signora Presidentessa Verdoliva, siamo in una terza categoria che dovrebbe essere quello che porta, diciamo, un po' la gioia dello sport e non la tensione dei tre punti. Guardi, io ho sempre sostenuto che questo l'ho ereditato da mio fratello Francesco, che lo sport le tensioni le deve possibilmente evitare, e là dove spesso si creano per una serie di circostanze oppure per consuetudini bisogna intervenire e far sì che questi comportamenti, che non fanno onore allo sport ma a nessun tipo di sport, non parlo soltanto del calcio, non debbano assolutamente verificarsi. Diciamo che in effetti tra le due squadre oggi non è successo assolutamente nulla, un pochettino avete da recriminare con il direttore di gara, ma in questi casi bisogna dire, signore, che bisogna aiutarli anche quando sbagliano loro. Certo, ma noi siamo qui anche per questo, per dare dei suggerimenti, perché penso che il calcio è fatto anche di questi. Io sono rimasta piacevolmente colpita anche della squadra avversaria, sia per l'ospitalità che ci hanno dato, ma anche per il modo di comportarsi. Poi, cosa bellissima che io ho visto, le due squadre che si sono data la mano, che si sono fatti i complimenti a vicenda mentre andavano dentro, e questo penso che sia forse l'augurio più bello che si può fare nello sport. Sì, Stefania. Sì, infatti dici tutto tu, perché eri campi. Volevo ribadire per quanto riguarda la presidentessa del Francesco Verdoliva, che proprio domani sui campi rinnovati e riaperti, per fortuna, del campo che è a Catanzaro Gagliano, ci sarà l'inaugurazione, l'inizio del memorial proprio intestato a Francesco Verdoliva. Diceva Domenico Garcia che ci ha giocato insieme anche. Era un bellissimo ragazzo, purtroppo se ne vanno sempre le persone migliori, se ne vanno. Purtroppo anche il modo, purtroppo è successo, sì, anche l'incidente.
Dicevamo un abbraccio quindi fortissimo alla sorella, no? Certo. Che poi è presidente, la presidentessa della e il marito e il medico sociale che erano insieme oggi in panchina. Diciamo che quindi con il pareggio di oggi il San Vito, come abbiamo visto, pur mantiene lo stesso la testa della classifica, ha una partita in meno perché è la squadra che ha già riposato, quindi probabilmente i 4 punti di vantaggio ci stanno tutti quanti. Una squadra che è stata fatta, come diceva Andrea Colabraro, per vincere il campionato, e quello che si vede in giro credo che forse sia proprio la più attrezzata poi alla fine. E questo Francesco Verdoliva mi ha, diciamo, non entusiasmato, però mi è piaciuta perché è una squadretta che giocava al calcio, ha qualche problemino probabilmente in attacco per fare qualche gol in più, però era fatta da giocatori abbastanza esperti. L'Oricentro, l'avevamo già detto domenica scorsa, Mimmo, ci fa piacere parlarne come una squadra che adesso è nelle zone alte della classifica, non è più una meteora quella che si faceva la scampagnata la domenica, ma ho visto che sono allenati da Esposito, che era l'allenatore per tanto tempo del San Vito, quindi diciamo che in questo gironcino di terza categoria potrebbe essere un buon girone, ci potremmo divertire. E io, che tu sai che io sono amante della terza categoria, vado a far divertire. Questo ti stavo dicendo, 2 servizi di terza categoria, diciamolo pure che siamo l'unica televisione che dà spazio a questi campionati, esatto, proprio della terza categoria, dove non ne parla nessuno. È vero, vero, questo è una cosa interessante. Io perché mi divido molto spesso domenica tra seconda e terza, quindi no, perché molto spesso dicono sì, però voi trattate solo queste categorie. È vero, perché non c'è molto un occhio di riguardo verso queste squadre, diciamo, che sono nelle categorie più basse. Noi di Soverato 1, anzi di Domenica Gol, abbiamo deciso di dare proprio rilievo e risalto. Ma da sempre, da quando i risultati la domenica sera non si sapevano. Adesso tramite internet, tramite Facebook, tutto quello che volete voi, si possono seguire anche i risultati. Ma allora, quando abbiamo cominciato noi, nemmeno l'Eccellenza si sapeva la sera. Bisognava aspettare lunedì, vero Diego, per leggere il giornale e sapere i risultati. Ecco, diamo una risposta a un messaggio. Dice Colossimo del Nausico, come sta andando? Colossimo sta andando bene, quindi sta facendo la sua parte, e la squadra non sta andando, ma stanno giocando bene ultimamente tutti quanti, quindi un ottimo giocatore. Sì. E risultati di classifica del calcio a 5: Corigliano Zefir Mega 5 4-3, Pietrafitta Locron 2-0, Futsal Enotria Tre Colli 3-1, Città di Fiore Gin Point 1-1, Cataforio Soverato 7-2, Maestrelli Amantea 2-0, Bovalino Futsal Cosenza 5-1. E Cataforio 27 insieme a Futsalen Notria, Gin Point 26, Soverato 18, Zefir Mega 5 17, Futsal Pietrafitta 17 insieme a Maestrelli, Amantea 16, Città di Fiore 15, Bovalino 13, Corigliano 12, Tre Colli 7, Locron 3 e Futsal Cosenza 3 punti in classifica. Certo che il Cataforio per il Soverato è una bestia nera. E poi anche perché il Soverato, proprio col Cataforio, lo scorso anno si è qualificato nella finale di Coppa Italia, quindi non è la bestia nera, soltanto che il Cataforio piano piano è arrivato dove già all'inizio del campionato si pensava che il Cataforio era la squadra da battere, ha iniziato male, adesso sta dimostrando di essere realmente la squadra da battere, anche se adesso è in comproprietà con l'Enotria, hanno mandato dietro il Jimmy Point ad un punto, quel Jimmy Point che dalla prima giornata fino a ieri è stata sempre prima in classifica, e quindi secondo me il Cataforio sarà quella squadra che piano piano li distanzierà sia l'Enotria che il Jimmy Point. L'Enotria, abbiamo visto qui a Soverato, è una buona squadra, ma non secondo il mio punto di vista squadra da primato. Il Soverato, pur perdendo nettamente 7-2, non è che abbia fatto, perché si sa questo sport come 7-2 abbia fatto una brutta gara, anche perché poi per cercare di recuperare il risultato ha giocato con il portiere volante, quindi sì, sapeva che col portiere volante è facilissimo poter prendere gol, quindi poi c'è stato il quarto, il quinto, il sesto, insomma
quindi non ha demeritato il punteggio di 7-2, ecco, non è, diciamo. Certo che secondo me un pochettino di questi sbalzi, diciamo, a livello anche di dirigenza e di tecnico influiscono, perché probabilmente era abituato con quello precedente delle Pera dell'anno scorso, poi aveva cambiato, aveva preso Mardente, poi è stato cacciato Mardente, quindi è tornato di nuovo le Pera. Quando succedono queste cose, insomma, anche pare, a livello di gioco e di giocatori, sì, ma oltretutto qualcosa... pare che ci sia qualcosa che non va, cioè, pare che il portiere adesso non è che queste voci. Sono voci pare che il portiere abbia lasciato la squadra, quindi è che il Soverato sia a caccia di un altro portiere. Infatti ieri è dovuto giocare il secondo portiere, non in condizioni ottime. E quindi per questo c'è qualche problemino, perché altrimenti il Soverato avrebbe ripetuto il campionato dell'anno scorso. Io ecco, adesso lancio un appello al presidente della Santise. Al presidente Santise, ancora fa in tempo, c'è Mirarchi che... il Gasperini potrebbe cedere. No, ha detto già di no subito Diego Castagna. Che direttore sportivo sei che non cedi? Tu devi fare del ragazzo. Ma lui deve crescere, perché l'anno prossimo dovrà fare il suo dovere. Speriamo di fargli fare qualche presenza anche quest'anno. Io dico che il calcio 5 Soverato avrà il tempo, magari adesso si fermeranno un momentino a pensare. È ancora in zona playoff, però se c'è questo scarto di punti, poi probabilmente negli scontri diretti, quando si faranno i playoff, si risenterà. Anche se quelli, poi come si dice al solito, sempre sono partite a sé stanti, tutte quante partite. È un campionato a sé stante, questo è anche vero. Ed è veramente tutto per questa bella domenica di sport. E quindi ringrazio di nuovo gli ospiti, Antonio Mirarchi, portiere del Gasperina, Diego Castanò, direttore sportivo sempre del Gasperina, e Domenico Garcia, preparatore atletico dell'Isola Caporizzuto. Grazie di essere stati in nostra compagnia. E grazie naturalmente a Mimmo e Fausto per la loro presenza, sempre impeccabili. Questa sera siete di un'eleganza, lasciatemelo dire. Due elegantissimi. Grazie. Abbiamo fatto per te, sapevamo che tu eri senza vestiti. No, io prima di chiudere volevo ricordare che molto probabilmente, se la regia mi fa un accenno, che domani sera, in prima serata, dovrebbe andare in onda la partita Roccella-Nausica. Oggi nelle nostre telecamere hanno detto di sì. Quindi domani sera, in prima serata, dal vetro l'ha detto Antonio. Canale 89 del Digitale Terrestre, Roccella-Nausica. E grazie di essere stati con noi, io vi do appuntamento domenica prossima, domenica 22, per farci gli auguri in diretta di Natale e con delle belle sorprese. Quindi non mancate domenica 22 di sintonizzarvi sul canale 89 del Digitale Terrestre. Ultima puntata dell'anno. Ultima puntata dell'anno. Buona serata, a domenica prossima. Buonasera. Questo programma è stato offerto da... Tomatoes. Hey, someone.